Signori e signori, bentrovati con Bolaffi. Un saluto ad Alessandro Gea, non sono solo in questa serata che eh, vedrà la nostra trasmissione per tre ore di diretta in vostra compagnia, spero numerosi come sempre, spero numerosi come ogni mercoledì sera perché ormai sta diventando anche questa la trasmissione, un appuntamento. Eh, noi riteniamo imperdibile, ma comunque assimilato proprio nella memoria del nostro pubblico. Alberto, alla telecamera Ericorigia, salutiamo la nostra Cristina, ben trovata Cristina, eh, pronta ad accogliere le vostre telefonate col 346 finale per la eh, diretta, quindi per rispondere direttamente e parlare direttamente con noi, oppure il secondo numero 090 finale, vedete i simboli WhatsApp e anche i, i vostri messaggi, le vostre conferme. Ricordiamo sempre. Non sono obbligate all'acquisto finale ma sono un'intenzione di poter vedere i diversi oggetti e le diverse monete eh, che, di cui parleremo questa sera celebrando anche un po' alle porte ci sono diversi avvenimenti, eh, ad esempio eh, tra il 18 e il 21 di aprile sono successe tante cose. Il 25 aprile certamente la liberazione quindi una festa. Di cui, in cui noi saremo tra l'altro in diretta, insomma tanti diversi avvenimenti, non ultimo, sabato, quindi fra qualche giorno, eh, si parlerà del, della data esemplare per il Natale di Roma, inteso come la fondazione, il 21 aprile del 753 a.C., quindi mancano pochi giorni e può essere anche una buona opportunità per scoprire ad esempio la monetazione romana di cui già questa sera vi daremo un ampio saggio. Eh, parleremo anche di monete greche eh, con quelle importanti coniazioni che spostano il focus sulle zecche, quindi sui luoghi eh, di origine della moneta stessa come la magna grecia, come altre polis eh, greche, ma identificando non quindi la divinità seppur presente in molti casi ma andando a centrare invece proprio la geografia della moneta. E questo... È un'importante classificazione che da sempre esiste, diciamo in parallelo o condividendo anche la scelta, appunto, delle immagini e eh, degli idei appunto, dell'antica Grecia. Eh, parleremo di monete d'oro, certamente, un grazie anche per i nuovi telespettatori che sono collegati con noi ieri e che hanno scelto, ad esempio, i Marenghi. Ne ho portato uno questa sera che ieri non avevamo disponibile, quindi un venti lire d'oro. Ma parleremo anche di marenghi, tra virgolette, eh, legati al, agli imperi eh, d'Europa, quindi i marenghi d'Europa e la monetazione d'oro d'Europa, perché in alcuni casi andremo un po', usciremo un po' dalla dimensione e dal peso eh, esattamente qualificante il termine Marengo, ma questo addirittura con un esubero di qualche eh, millimetro o di qualche 0,0 eh, a livello di grammi, potrà essere una bella acquisizione, vi daremo una bella chance questa sera. Non dimentichiamo anche la visione e l'importanza del, eh, delle monete del Papa, Papa Francesco, avremo tutti e tre i suoi battesimi in proposta e tra un po' ci sarà anche San Marco, quindi eh, abbiamo pensato bene di portarvi un importante volume, proprio volume, eh, diametro. Eh, dedicato al, all'evangelista eh, Marco, quindi legato ovviamente alla monetazione di Papa Francesco. Prima però dobbiamo dare un importante annuncio perché il tempo sta sempre più vicino: si sta sempre di più avvicinando, sta giungendo eh, il tempo eh, si sta eh, portando, eh, attivando verso una grande sorpresa mai, eh, mai presentata prima. Non vi annuncio nulla, lasciamo un po' di suspense. Però preparatevi perché è veramente questione di giorni, pochissimi giorni eh, e nulla sarà più come prima. O meglio, eh, tutto quello che avete fatto prima anche con noi sarà una bellissima cosa in essere, ma ci saranno anzi possibilità di, eh, di, di un nuovo sviluppo anche a livello numismatico. Diamo questo annuncio un po' misterioso, eh? quindi qualche secondo insieme a noi e torniamo in studio. Grazie alla regia.

Suoni lampi e fulmini, eh? Hitchcock, eh? Cristina, chiudi le porte del castello perché sennò no arrivano, entrano. Eh, chissà. Beh, vediamo, vedremo cosa accadrà, non ci fermiamo mai anche nella possibilità di offrire al nostro pubblico qualche particolare eh, visione della, del collezionismo numismatico, questa volta veramente ad ampio spettro. Allora abbiamo una carellata da fare. Mi fai un panorama d'insieme dove vedo e non vedo? cioè nel senso vedo quante sono le monete, posso, ma non vedo cosa sono eh, proprio andiamo, dietro tolgo gli occhiali così non, non vi disturba eh, la visione di qualcosa che non è, è legato alla numismatica anche se sono strumenti ottici per vederle bene guardate che parterre des rois che abbiamo questa sera sentiamo già un po' l'arrivo della, della, della primavera, è già, è già arrivato però un po' un momento di commemorazioni, di feste addirittura signori anche di opportunità legate, e ce lo state chiedendo in molti, eh, ad esempio dei regali importanti da fare, parliamo di cerimonie ad esempio, eh, eh, andare a scegliere delle monete d'oro per poi, grazie va bene, l'abbiamo vista. Eh, ecco benissimo, così andiamo anche nel dettaglio, per poi ehm, magari offrire al proprio figlio, al proprio nipote, a una persona cara una moneta d'oro che rimanga e addirittura potrebbe essere uno stimolo per iniziare una collezione. Ce le state chiedendo perché la primavera inoltrata è ovviamente un momento dove generalmente si scelgono nella vita sociale delle importanti eh, occasioni. Eh, dal matrimonio ad altri, ad altri eventi, ebbene sì, e quindi perché no? Potrebbe essere un'idea molto molto interessante al di là dei soliti corredi nuziali o dei soliti eh, viaggi di gruppo, eh? no, va, bene, va bene tutto, ci mancherebbe di gruppo nel senso dei due sposi. Allora andiamo, ovviamente, tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino. Per gli storici... Per gli storici, signori, un invito importante, Attenzione, storici appassionati della grande storia antica, le zecche di Grecia con monete inedite. Quindi, e parleremo di Magna e Grecia. Abbiamo sempre l'indicazione Magna e Grecia disponibile, chiedo al nostro Alberto e chiedo alla nostra regia, la chiameremo perché andremo ancora, proseguiremo questo percorso. Diciamo che nel giro dell'intera trasmissione oppure anche della mattinata successiva le monete greche dedicate alle diverse zecche della Magna Grecia hanno avuto sempre conferma. Può darsi che avremo l'opportunità di mostrarvi ancora una moneta della stessa provenienza di un'altra che è stata confermata. Ben venga! Eh? Però noi vi indichiamo sempre soltanto una chiamata, perché se poi ce ne sarà un'altra disponibile la valuterete, ognuna avrà la sua qualità, quindi anche il prezzo potrà avere variabili eh, differenze. Quindi nella richiesta. Il consiglio migliore è seguitele una per una, va bene? È veramente il consiglio eh, maggiore che mi sento di darvi. Cioè approfittatene una per uno, non aspettate eh, altri momenti. Allora, adesso andiamo sì invece a vederle eh, in blocco. Quella, la prima parte che vedete, questa inquadratura, ringrazio veramente la regia. Parliamo di argenti che poi sono le testimonianze fondamentali anche nel mondo dell'antica Grecia, cioè, scusate, ed è la Magna Grecia, qui ci eh, sono differenti zecche, non solo Magna Grecia perché ad esempio andremo a citare Tebe, ma andremo anche a citare la Sicilia con Segesta, andremo a citare Taranto, signori, con un didramma di Taranto straordinario, straordinario. Eh, e poi andremo a vedere Era, sì, ma con una particolare zecca il primo piano tetradramma di Dioniso insomma il suggerimento è quello di portare statere di Caolonia, il primo che intravedete in alto a sinistra quindi il eh, primo segnale è magari mandare un messaggio o una telefonata dicendo guarda vorrei da subito poter apprezzare queste monete eh? Eh, queste argenti dell'antica Grecia secondo espositore pregno d'oro i 753 a.C. Eh, quindi si celebrano veramente eh, a Roma sai, eh, a tanti anni e ne ha tanti chiaramente la data è una data mh, presa eh, mh, diciamo in un senso rappresentativo non vi è la certezza del 21 aprile no? secondo certi calendari poi mediati eh, con una visione più recente però la convenzione la definisce il 21 aprile del 753 Avanti Cristo. E allora la Fondazione di Roma in questo caso si accompagna con Vespasiano. Eh, ovviamente percorreremo un, eh, un periodo molto ampio: Domiziano, Diocleziano, Massimiano Ercole, quindi la tetrarchia. Vedremo una splendida Antonia, la prima, il primo aureo sulla sinistra. Non andiamo a inquadrarlo da solo, ma credo eh, anzi, certamente va a esprimere l'assoluta bellezza di un mondo dell'impero romano, eh, dell romano che ha saputo far propri i canoni estetici del mondo greco dandogli ancora qualcosa in più. Questa è, è veramente, va, va scelta come un'opera d'arte, letteralmente lo sono le monete antiche, ma quell'immagine eh, di Antonia Laureo del 41-45 d.C. Eh, pensate, qualificato al 30% di qualità e la moneta sinistra, ma le teniamo, ripeto, tutte e tre eh, significa eh, raggiungere una delle più alte vette eh, della rarità e della bellezza della monetazione romana dedicata a un Augusta guardate da questa distanza la eh, leggenda della moneta com'è chiara è Antonia Augusta, essenziale perfetta, perfetta, qua mi attendo eh, collezionisti, collezionisti bolaffi che eh, sappiano entrare subito su una moneta di questo calibro, su un aureo di questo calibro. Pensate che tutte e tre le monete sono al 30% di qualità, tutte e tre gli aurei sono al 30% di qualità. Se mi permettete di dire sono stati molto severi verso questa Antonia i nostri esperti. Ma questo ha un vantaggio: di poterla scegliere con un 30% di qualità a un prezzo quindi maggiormente interessante. Stiamo parlando però. Dell'Olimpo, anzi del Tempio di Giunone per dirne una, cioè dei luoghi più importanti dedicati agli dei. Tanto è la bellezza di questa, di questa moneta. Andiamo avanti, vedremo anche dei denari perché sono i denari sono, eh, si fonda il sistema monetario romano. Eh, ne vediamo due e poi sui lati, ecco, andiamo proprio in ordine: qui parliamo dei denari d'argento. È più giusto dirlo perché ormai sono momenti dopo la riforma di Caracalla dove l'intrinseco in argento diventava veramente mh, esiguo nei denari, e allora l'argento diventerà la moneta che prende eh, il testimone. Di un intrinseco in, in, eh, in argento maggiore, argento di Massimiliano Ercole e argento di Diocleziano, quindi siamo alle soglie del 300 d.C. Due monete fanno capolino, in realtà hanno una consecuzione eh, nella, eh, nella storia: quella di sinistra, eh, l'angelo d'oro del dittatore Foca, siamo nel 603-610 d.C e uno zecchino di Pasquale Cicogna siamo nel 1585 quindi, attenzione però, Bisanzio e Venezia la porta verso l'Oriente e Venezia quindi possiamo veramente indicare un senso un nesso a distanza chiaramente eh, di, circa, eh, di circa mille anni eh? un millennio una dall'altra esattamente, guardate, hanno più anno meno o poi un marengo di Carlo Felice che adesso non vi mostro, lo andremo a vedere poi con, giusta, con la giusta telecamera. Attenzione, ecco, andiamo, partiamo da questa, se no eh, la presentazione eh, va avanti, ma diciamo quando è che entriamo nel vivo? Allora, attenzione. Abbiamo parlato di marenghi ieri, ne parliamo con frequenza potevamo titolarli eh, in un certo senso i marenghi eh, d'Europa. Abbiamo preferito parlare del loro degli imperi, ergo degli imperatori, perché qui si confrontano la Gran Bretagna, la Russia, l'Olanda e la Prussia, anzi esattamente la Germania, perché il Reich di eh, Guglielmo II eh, porta il termine eh, tedesco, quindi Germania prettamente. Quindi abbiamo quattro potenze internazionali eh, spalmate nell'arco di alcuni decenni, specialmente la sovrana d'oro di Giorgio IV si colloca tra il 1820 e il 1830, la sovrana d'oro che vedremo come prima a sinistra. Eh, pensiamo ad esempio alle sterline d'oro eh? la sovrana d'oro che vediamo come prima sinistra ma successivamente agli inizi e durante la guerra mondiale la prima guerra mondiale ecco che ci confrontiamo con tre altre monete qui vogliamo unire la Gran Bretagna come potenza europea e mondiale siamo nel 1820-1830 comunque padrona del mondo con la Guglielmina d'Olanda vediamole tutte, eh, ecco qua la seconda con Guglielmo, suo cugino eh, di Prussia e di Germania prima periodo della prima guerra mondiale e eh, lo zar Nicola II perché non possiamo dirvi esattamente Marenghi? perché lo zar Nicola II questa moneta che stiamo vedendo ci parla di un 10 rubli d'oro se dovessimo parlare di Marengo d'oro Dovremmo parlare di 7,5, cioè misura e peso inferiore, mm, non il titolo perché il titolo è sempre a 900 millesimi, il titolo è elevatissimo, però dovremmo parlare di peso inferiore. Quindi è qualcosa in più che andiamo a offrire. Attenzione signori, questa è una sola proposta. Che vogliamo dare al nostro pubblico per tutte e quattro, eh? tutte e quattro. Anzi, facciamo una cosa: le andiamo prima a voltare, va bene? Cioè, ne mostriamo chiaramente il rovescio. Dimmi quando posso, posso, perfetto, datemi qualche secondo di tempo per potervi mostrare. però mi devi dare un'inquadratura, perché sennò non vedo a che punto esattamente eh, non riesco a centrare. Dai. Ma dai, ma questa è una grandissima sorpresa che salutiamo. Eh? Allora, attenzione, mamma mia, posso, se è ufficiale, posso dirlo? Ah benissimo, allora così la moglie può stare tranquilla, noi ci vado in televisione. Poi. Salutiamo Lorenzo che è con noi. Mi piacerebbe inquadrarlo perché sportivo è ancora più bello di quando è impacchettato in giacca e cravatta, però eh, il nostro stile impone ovviamente la giacca e cravatta. Quindi salutiamo il nostro Lorenzo che ci ha raggiunto, quindi prontamente e eh, eh, se avete voi il piacere di parlare con lui, ben venga. Eh. Ben venga proprio la possibilità di comunicare con Lorenzo. Tra l'altro ricordiamo, l'abbiamo già ricordato, ci stiamo preparando quella grandissima novità legata alle. sì, direi che va bene. Guarda, andiamo proprio ad aggiustare un attimo, giusto ecco questa, e andiamo, sì, dai, entriamo a vedere i rovesci dove i simboli dell'impero compaiono perfettamente in questa immagine. Tutte e quattro, una chiamata soltanto. Hai sentito anche la bella temperatura? Sta arrivando l'estate. Eh? Sta arrivando l'estate. Allora, vediamole ancora una per una. Quindi, cominciamo a vedere la sovrana d'oro da sinistra verso destra. Andiamo nel dettaglio. Tenete presente che non la stiamo inquadrando con la nostra, diciamo, telecamera di precisione che rende ancora più giusta la moneta, ma bensì eh, quella ambientale si vede lo stesso e l'apprezzerete la di persona. Eh, ecco la sovrana d'oro ehm, di, eh, di Giorgio IV. Andiamo a vedere il Gulden Guglielmina 10 Gulden. Eh, 1912 l'anno, Olanda signori, eh? Eh, la grande, il grande casato degli orange di Olanda, 1912. Andiamo a vedere la terza, Deutsch Reich, vedete, ecco perché parliamo di Germania più che di Prussia, 20 marchi, il numero 20, 20 lire, 20 franchi, ci riporta prontamente al mondo della... Eh, così esplicito della, de, del Marengo, 1913 l'anno e andiamo a vedere i 10 e non i 7,5, quindi il valore superiore perché eh, il Marengo di Russia è 7,5, è stato i 10 rubli d'oro del 1902, percorso importantissimo una sola chiamata, allora comparirà la somma delle singole monete, ci porta esattamente, esattamente a 4.000 euro. Quindi può comparire, eh, credo, 4.000 euro che ancora non andiamo a cancellare. Eh? Vedete, 4.000 euro per la proposta numero 17, l'oro o gli ori degli imperi, ma loro come quantità, ci piaceva proprio intenderlo in questo modo. Attenzione perché l'oro degli imperi diventa, per la proposta di questa sera, eh, soltanto 3.650 euro, diventa soltanto una chiamata esclusiva TV. Prezzo speciale 3.650. Allora, signori, bloccarle, vederle, chiederle a casa eh, in visione, bloccandone il prezzo è la cosa giusta da fare a chi sta scegliendo i marenghi, a chi sta scegliendo le monete d'oro, a chi vuole entrare in un contesto anche di mercato: attenzione, di mercato internazionale. Chi sceglie ad esempio le sterline di borsa? Benissimo. Faccio un passo alle origini: la sovrana d'oro. Eh, andiamo nei famosi, nei 20 marchi eh, del, del, di, del Kaiser Guglielmo. Vediamo l'importanza dell'Olanda che fu essa stessa potenza marittima. Eh. Pensiamo alla Compagnia delle Indie Orientali. Quindi monete che hanno oggi un corso. È un apprezzamento globale, mondiale, come ce l'ha loro, ma come ha l'oro storico, l'oro legato all'aspetto antiquariale. Eh, Definiamo proprio questa importante realtà. Una chiamata soltanto, andiamo a rivederle. Non c'è bisogno di insistere, signori, c'è bisogno di giungere per primi, di fare due conti, di considerare che questo, definiamolo pure sconto, questo prezzo speciale... E veramente tanto su sommando le singole monete su quello che è il giusto e corretto prezzo di richiesta. Qui non stiamo parlando di una valutazione ipotetica di mercato dove dovrebbe costare tanto, ma ve lo diamo a. Qui stiamo togliendo, e lo dico francamente, il giusto, la parte giusta e corretta dell'utile aziendale a favore del nostro pubblico. E quello che sarà un messaggio che vi porteremo tra qualche giorno, può vedere perfettamente ambientate, non dico altro, le scelte che state o okay, che vi approntate a fare adesso. Eh, non dico altro, sennò ci siamo promessi di non svelare nulla in più. Va bene? Allora siamo perfettamente centrati sulla richiesta numero 17, grazie. Andiamo subito con la 2, perché qui la lasciamo al centralino. Auspico che nel più breve tempo possibile, fatelo prima che ci sia la pausa tra il primo e il secondo tempo, quando altri telespettatori, possiamo dirlo, no? quando altri telespettatori poi si collegano, c'è un quarto d'ora di tempo tra il primo e il secondo tempo, mi guardo un po' le monete, poi ci siamo, fatelo, è importante, lasciatelo dire, sull'esperienza proprio legata a questa realtà. Cioè entrare e scegliere immediatamente, sempre in visione. Eh, attenzione, sempre in visione. Bene, procediamo ancora. Facciamo, visto che stiamo parlando di proposta legata alle, ad alcune monete, abbiamo per Papa Francesco un cofanetto che diventa, anche in questo caso, un'idea di collezione. Papa Francesco, ehm, per sua stessa scelta, lo ricordiamo sempre, non verrà più rappresentato sulle nuove coniazioni. Eh? L'ultima, il 2016, porterà, ha portato la sua effigie, la sua immagine. Dopo basta, molto probabilmente, lo stemma pontificio, il suo stemma, sarà quello che comparirà sulle monete. Su tutte e tre, i valori di 10, eh, il valore facciale di 10 euro, Troviamo l'effigie sul dritto di Papa Francesco e sul rovescio l'immagine del battesimo, e cioè eh, ciò che viene istituzionalizzato proprio a livello del primo sacramento, ma viene rappresentato come primo sacramento con tre differenti effigi. Il primo anno di coniazione è per il battesimo è il 2014, e ce l'abbiamo. Il secondo anno di coniazione è il 2015, il terzo anno di coniazione è il 2016 fior di conio 100% all'interno delle diverse capsule, come vedete, protetto quindi questo 100% di qualità con il certificato di qualità sia Bolaffi che quello del governatorato della Città del Vaticano. Lo intravedete, abbiamo voluto lasciare quelli sul fondo dove sono indicate anche le numerazioni, quante sono state emesse. Poi le possiamo anche vedere, ma anche in questo caso sentiamo proprio la necessità, la voglia e il piacere di potervi dare un'altra opportunità. Chiamiamoli eh, offerte speciali, ma è un po' così, eh, non mi piace molto, però certamente è un prezzo speciale scegliendo il cofanetto dei tre battesimi. E questa può essere una collezione al di là di scegliere tutti i valori di Papa Francesco. Quando vi presenteremo il battesimo del 2016, ecco che continuerete la vostra collezione. Anzi, in questo caso già ce l'avete. Il 2017, ecco che continuerete la vostra collezione, perché qui il 2016 è compreso. Posso vedere anche il dritto? Possiamo? Va bene, andiamo a osservarli uno per uno. Allora l'effigia è quella, vedete Città del Vaticano, Euro 10, era la zecca di Roma perché Città del Vaticano batte moneta la zecca di Roma per la Città del Vaticano e poi troviamo l'effigia di Cristo, questo profilo che eh, reclina leggermente il capo, il volto frontale eh, appunto di Gesù e il Battista eh, con questa ciotola dell'acqua del, del Giordano che. Eh, libera di peccati del mondo e allora andiamo a vedere dritto vi daremo un prezzo speciale anche in questo caso signori prima identifichiamo però il volto di Papa Francesco anche in questo caso potremmo portarle sotto telecamera ancora più appropriata a livello di ingrandimento ma credo che siano ben leggibili e ben visibili anche in questa forma e così troveremo, faremo un confronto specifico proprio sull'anno, vedete sulla sinistra, beh, cominciamo a vederle nell'insieme, poi avvicineremo una per l'altra, proof cioè fondo specchio anche per queste monete, fondo specchio significa intanto 917 millesimi per tutte e tre le monete d'oro. Ma fondo specchio significa anche una, eh, quasi una profondità nella visione riflettente del fondo, del campo della moneta e un primo piano del volto sorridente. Eh, qui vediamo ad esempio il 2014, profilo di Papa Francesco, le vediamo tutte e tre. Allora, chi fosse mancante di una, si faccia avanti, possiamo offrirla, ma la precedenza o perlomeno l'invito, è quello di poter scegliere tutti e tre gli anni, tutti e tre i battesimi, con una richiesta iniziale di 1680 euro, proposta numero 18. E vediamola, compare in 1680 sommando esattamente il valore, il prezzo di richiesta delle tre monete. Ma attenzione, abbiamo detto serata evento, serata speciale, 1680 andiamo a sbarrare, andiamo a far comparire una linetta che dice questa sera, solo questa sera, solo, eh, signori, la chiamata è una, abbiamo una disponibilità in più per alcune di queste, ma tutte e tre una sola chiamata. 1590 euro la proposta numero 18, ricordiamo dilazionabili anche nel pagamento. Quindi poter dilazionare e dire guarda, va bene, le scelgo, ma anziché comprarne una, poi aspetto, ne comprerò una seconda, una terza, le scelgo tutte e tre. Dilaziono, tre mesi, quattro mesi, sarete voi con i nostri. Consigliattari, con i nostri funzionari, con i vostri consulenti Bolaffi eh, di numismatica e di filatelia, eh, la, eh, a posizionare la lancetta eh, del, del pagamento nei termini più consoni, più possibili. Ci troveremo certamente d'accordo in questo specifico ambito. Quindi seconda proposta, in realtà stiamo già vedendo sette monete, le quattro precedenti e le tre che stiamo ancora mostrandovi in tale ambito con le differenze appunto qui vediamo il 2016 eh, chiaramente i numeri sono numeri romani nell'indicazione e nella tradizione questa è molto bella eh, anche questa perché questo vedete, è il giubileo della misericordia appunto il 2016, infatti l'indicazione in latino lo troviamo nel giro della moneta, proprio nella rappresentazione attorno al volto di eh, Papa Francesco. Ricordiamo 100% di qualità, cioè fior di conio, va bene? Fior di conio signori. Allora, va bene, ci arriviamo e eh, lasciamo crescere un po' la, la, la tensione nell'indicazione eh, nell eh, voluta dal nostro pubblico anche proprio come direzione in, eh, nella scelta, eh, ma di Papa Francesco ne abbiamo ancora uno. Poi parleremo di Roma, poi parleremo, sì, volentieri, eh, Cristina andremo poi a vedere l'unico marengo italiano che abbiamo portato questa sera perché state facendo manbassa proprio di questa, di questa scelta. Unico marengo italiano tra breve, prima possiamo Papa Francesco ancora perché San Marco... Si avvicina anche come datazione, ci spostiamo esattamente nel contesto del, del 2014, quindi il primo, il primo anno fu il 2013, ma il 2014 ci porta una moneta con un taglio, con una dimensione veramente notevole perché sono i 100 euro. La vedete protetta all'interno della capsula. Se Trovate qualche asimmetria nella visione perché la capsula che la protegge risponde con luci differenti, con le luci del nostro studio, in un modo particolare, quindi può esserci magari un piccolo segno e soltanto la luce che rifrange sulla capsula che protegge il 100 euro di San Marco, San Marco evangelista. Beh, visto che abbiamo Zecchini, visto che abbiamo Bisanzio, che fu poi opposta certamente a Venezia, come sappiamo, però calza perfettamente eh, questo, questa moneta d'oro 100% di qualità signori, immensa. Eh? 100% eh, la qualità fior di conio, anche in questo caso sì. la vediamo eh, sia sul rovescio anzi voglio darti poi anche una visione del nostro certificato, in modo, del certificato, quello governatorato, il nostro porta fotografia, porta tutte le diverse caratteristiche legate alla moneta, ma andremo a leggere insieme anche quello eh, del Vaticano. Il rovescio, anzi il dritto in questo caso, ancora il profilo di Papa Francesco, l'hanno indicato, una richiesta Importante moneta, una richiesta signori di 6.000 euro per la proposta numero 19. Attenzione, 917 millesimi, grande quasi quanto uno scudo, sono 35 mm di diametro, 30 grammi di peso, bordo circolare, fondo specchio anche in questo caso venne emessa nel 2014 con 999 esemplari, non uno di più, 999 esemplari, signori, nel 2014 con una richiesta mondiale e con quella ulteriore attrazione che ha, è un dato di fatto, Papa Francesco, e così, signori, eh, porta indubbiamente... A offrire maggiore rarità già da subito. Eh, intanto non c'è bisogno, certo, delle mie parole per identificare la grandezza, l'importanza e quanto sia acclamata la figura di Papa Francesco, mettiamo pure sul peso, o meglio sulla bilancia della scelta il fatto che. Eh, dal 2017 il suo volto non viene più rappresentato. Il primo anno completo del suo papato, il 2013, è stato condiviso in parte per alcuni mesi ehm, eh, con Papa Benedetto. Quindi troviamo un segno tangibile anche sulla bellezza, non ultimo, di questa incisione, di quello che è l'incisione che porterà ovviamente, il modello che porterà ovviamente a questi 999. Eh, esemplari 999 monete di 100 euro per Papa Francesco 6.000 la richiesta, la chiamata, attenzione, e una soltanto. Il cofanetto che lo protegge è autentico, il doppio certificato a cui abbiamo, fatto già, abbiamo dato già voce, una chiamata. E signori, il passo, il passo ulteriore per chi già le possiede, a questo punto mi sento rivolgermi anche a chi già si è mosso in una certa direzione, guardate, è più facile eh, riuscire a trovare conferme, proprio in senso generale, lato, su questi tagli così elevati, sono più immediati, eh, con un numero ancora minore di esemplari nel mondo. Eh, proprio per la visione di Papa Francesco, quindi sono le rarità assolute, dice ma sai 6.000 euro, ecco, invece sono quelle in assoluto più richieste già nel momento di coniazione, ecco perché ne abbiamo una, ecco perché quando ce n'è una, la prima cosa che facciamo è portarla in televisione e darvi l'anteprima, perché come sempre, e ve lo diciamo sempre, domani, apparterrà alla rete vendita domani i nostri funzionari che hanno i loro clienti, i nostri clienti che però non riescono a vedere le nostre trasmissioni, non hanno il televisore, esiste ancora qualcuno? Sì, ehm, vivono magari in un paesino di montagna che non è raggiunto, benissimo, però ci sono. E allora anteprima televisiva e il giorno dopo ecco che arriva la mail del nostro funzionario, ecco che arriva la telefonata. Guarda, avrei il cliente, possiamo vederla. E poi la andiamo a inseguire ancora eh, chiedendo se ci sarà, se potremo averla. E vedremo. Intanto valutino, eh, valutino veramente questa eh, importante moneta che è già inquadrata accanto a me, che torna a essere vista ancora sul dritto sul rovescio e che ancora lasciamo al momento al centralino fino a che non giunga richiesta per poterla valutare. Allora, ricordiamo le quattro monete degli ori degli imperi, hm? ricordiamolo con quel prezzo molto particolare, i tre, ehm, i tre battesimi eh, a poco più di 1500 euro, andando a togliere già su quello che doveva essere il prezzo unitario la somma delle tre monete, il capolavoro assoluto che riguarda il 100 euro del 2014, 917 millesimi d'oro per Papa Francesco. E adesso incominciamo, eh, andiamo un pochino a scoprire i fasti della storia. Roma o Grecia, Lorenzo? Roma o Grecia? Gre Grecia! Allora avete un consulente d'eccezione, approfittate, perché quando il lunedì non è facilmente raggiungibile Lorenzo, perché c'è un filtro che è il nostro centralino, si dialoga col centralino, eh, eh, i suoi messaggi però non è abbordabile a portata di tutti qua io eh, utilizzo l'occasione di approfitto perché potete dire guarda ma vorrei un consiglio in più non che Cristiano sappia darli ma qui avete il nostro responsabile eh, assoluto della numismatica ne approfittino eh, mi gioco veramente questa carta non capita tutti i giorni eh, sceso dall'alto come si suol dire allora andiamo a vedere la Grecia Incominciamo su questo espositore, signori, andremo a vedere e le andiamo a inquadrare nell'insieme. Guarda cosa ho tenuto da parte Lorenzo, eh, perché poi ho avuto un sussulto, ho detto mi dispiace perché guarda cosa al momento è qua. Eh, no, cioè, esatto, attenzione che è venuto in realtà, è venuto a prendermi le monete dicendo poi eh, me le tengo per lunedì, eh? No, va bene, ma... Queste, queste eh, sono state, noi usiamo il termine lavorato, che può essere un po' ambiguo dicendo come lavorate le fate voi, no? I certificati, cioè tutto quello che è lo studio sulla moneta. Noi lo chiamiamo lavorazione eh, del certificato, l'approfondimento, eccetera. Quindi sono state veramente portate direttamente qui per il nostro set, direttamente eh, per questa nostra eh, presenza, per questa nostra scelta. Allora le andremo a vedere. In primo piano possiamo riconoscere, anzi andiamo subito a indicarlo, un tetradramma di Dioniso, ma ne parleremo, aspetta Alberto, perché adesso andremo una per uno a vederle, partendo dalla più remota, ma sono tutte legate al mondo arcaico della Grecia, fino alla più, tra virgolette, recente. E la prima che andremo a vedere, quella di sinistra, è uno statere, cioè valore di due dracme in argento, per quanto concerne... Caulonia, quindi andremo a vedere, andremo a dare non il nome di una divinità, bellissimo, eh, ma il nome di un luogo geografico, di un'origine. E fondamentalmente non potremo dire in toto Magna Grecia, perché abbiamo Tebe ad esempio questa sera, quindi andremo anche a vedere questa, questa realtà. Però, senti, visto che di Magna Grecia si tratta, e gli amici delle Calabria, e gli amici della Puglia, e chiunque, da Milano, da Aosta, da, da, dal, dal confine e oltre ancora fino a... Eh, alla, alla Sicilia, queste sono monete apprezzate nel mondo, quindi Magna Grecia può comparire in alto perché così andiamo subito anche chi casualmente si collega con noi a dare una identità. Questo speciale Magna Grecia che eh, è importante ricordare, universalmente si intendono le monete della Magna Grecia tra le più interessanti, diciamo proprio le più belle usando una parola che eh, può essere un po' inflazionata, ma in questo caso vera e autentica anche come definizione. Allora, Bruzium è l'attuale Calabria, punta stilo, vi sono delle rovine, per gli amici della Calabria forse già, già chiederà questo nome, comune di Monasterace, vicino a Reggio Calabria, l'antica Caulonia. E guardate come eh, la figura non eh, di una divinità statica, ma di una, in, di una divinità in movimento vada a toccare, vada a influenzare la presenza di queste monete. Qui signori andiamo a vedere, perfetto, andiamo a vedere benissimo la cartina della Magna Grecia, andiamo a identificare quelle che sono state le colonie ehm, che supereranno addirittura delle poleis eh, con qualche eccezione, possiamo mettere eh, Atene certamente, ma in Magna Grecia si sviluppa, vedete, Caolonia a nord di Locri, proprio nella cartina della regione che stiamo apprezzando, comunque siamo nella eh, zona di Reggio, ma esattamente al di sopra di Locri. Rovine nei pressi di punta stilo, questi è Apollo in cammino verso destra, attenzione, guardate nella ricchezza. Tiene un ramo con la mano destra alzata, il braccio sinistro è disteso in avanti, si intravede, attenzione, un daimon in corsa verso destra. Cos'è il daimon? Addirittura Hillman ne ha scritto sul daimon che poteva essere una, quasi la nostra anima purificata come fonte di ispirazione. Il daimon non era nell'antica Grecia qualcosa di negativo, la cristianità Porterà poi la parola demone come qualcosa che porta e induce in tentazione, come il peccato, eccetera. Nell'antica Grecia era qualcosa di altamente ispiratore. Il tre d'union fra noi e gli dei. Ecco il concetto di anima. Possibile proprio come interpretazione. Fate molta attenzione. Il braccio disteso in avanti. Ah già, eh, tempistica. Che, che faccio? La rigiriamo, sì. Eh, perché il braccio disteso in avanti che deve dare, va in automatico, sì, deve andare a mostrare, eh, andiamo a indicarlo, questa presenza, eh, questo daimon, questa entità intermedia tra il divino e l'umano con caratteristiche diverse nelle, secondo le religioni, ma intermediario fra l'uomo e gli dèi per quanto concerne l'antica Grecia. Questa è la nostra telecamera che ci porta in piedi nella presentazione delle monete. Perché come si fa a rimanere seduti, fermi o anche solo su un eh, così più o meno accostati senza levarsi in alto e con massima attenzione osservare le caratteristiche, la ricchezza di questo Apollo che diventa un'impersonificazione stessa, impersonificazione stessa, scusate, del, di una, del movimento. Qui non è solo la fascia muscolare, questa è energia allo stato puro. Attenzione, 480-388 avanti Cristo non è ancora finita perché nel campo a sinistra, parallelamente alla figura di Apollo, vedete il nome, abbiamo detto Caulonia, le iniziali in caratteri greci della città. E qui spero che abbiano un brivido, ma non solo gli amici della Calabria, ma anche delle Calabrie, sì, quindi anche Taranto, anche la Puglia, anche la Basilicata, eh, la Bruzia non era legata soltanto e strettamente all'attuale Calabria. La parte iniziale del nome in caratteri greci è sulla sinistra, scritta dall'alto verso il basso, e a destra, attenzione, un cervo stante, quindi vigile, pronto, diciamo in piedi. Con la testa rivolta verso Apollo. Questo, signori, è il dritto dello Statere 480-388 avanti Cristo. Andiamo a darne subito il prezzo, perché, con una qualità, parliamo di argento al 35%, 3,500 euro e diciamo soltanto, signori. V secolo avanti Cristo, proposta numero una, la più antica eh, per quanto concerne la visione odierna eh, delle, eh, delle monete della Magna Grecia. Andiamo a vedere il rovescio che ci porterà ancora delle immagini, eh, nella loro eh, addirittura un'immagine che vuole accompagnare e dare forza Ulteriore al mondo animale. Il mondo animale è quello che nell'antichità, nella preistoria, saranno le prime identità legate anche alla religione, ai miti più antichi. La presenza animale, Zeus quando diventa, quando scende sulla terra si impersonifica in una figura Animale, sceglie l'aquila, sceglie dei simboli, delle, delle immagini che ritroviamo anche sulle monete, e ancora lo rivediamo un cervo in questo caso che rappresenta il rovescio di questo statere, eh, di queste due dracme quindi, che formano l'esatta intera unità per quanto concerne la proposta numero uno. Le vediamo tutte, ma non aspettate di vedere la prossima, eccola qua. Signori, ma quanti stateri di Caologna si, si sarà trovato eh, eh, nell'arco di 2500 anni? Quanti ne saranno rimasti? Immaginiamo poi quella continua eh, sovrapposizione di momenti storici. Quindi eh, la parola e il termine rarità sia assolutamente appannaggio dell'esperienza di questa scelta. E allora non solo a chi già colleziona monete greche diventa quasi ovvio no? immaginare una confermenta tal senso, ma cominciare un percorso negli argenti della Magna Grecia, che parlano della storia delle civiltà della nostra penisola. E qui indietro non tornano, signori. Eh? E non dice, ma sai, forse non saranno così importanti. Noi abbiamo soltanto un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio di avere nella nostra splendida Italia le più importanti e il maggior numero eh, di siti dell'UNESCO per la ricchezza dell'Italia. E lo svantaggio di credere, visto che abbiamo tutto, siamo portati a immaginare quasi quotidiane certe scelte. Un'ultima cosa, signori, eh, stai, stai su questa telecamera, il certificato di qualità Bolaffiri, lo ricordiamo anche ai nuovi telespettatori, è qualcosa che vi mette al sicuro dai rischi che esistono quando si trova una moneta di questo tipo e quelle che arriveranno successivamente, e cioè dire ma da dove arriva, dove è stata presa, l'autenticità, eh, è giusto il possesso, eh, quando è stata tratta dalla terra o da qualche anfora, dove, dove è stata... ecco, questo questo vi mette al sicuro di tutto, garantisce Bolaffi. Attenzione, al fai da te, attenzione a quelle monete pseudo greche trovate e offerte magari anche via internet. Noi siamo su internet, ma c'è il bello e il brutto. Quindi date spazio all'esperienza. Rivolgetevi soltanto nei luoghi giusti. Non dico siamo gli unici, però certamente l'insieme che offre la Bolaffi è tra eh, le più grandi realtà, non in Italia, non in Europa, ma nel mondo. Allora, cominciamo a vedere la prima. Non dicano le vedo tutte e poi le scelgo. Non dicano questo perché c'è il rischio di perderle anche eh, in questo momento, anche nella serata in corso. Andiamo a vedere la seconda. Mamma mia, mi sto entusiasmando. Ah, mamma mia. Stieri pure speciale mani a Grecia. Grecia, quando andremo ehm, invece eh, a Tebe lo toglieremo, oppure lo potremo lasciare anche ricordando l'importanza di Tebe al di là della collocazione geografica. Allora, ce n'è una signori, questa poi la vediamo la seconda, eh? il tetradramma di Apollo andremo a vederlo tra breve, mamma mia, no andiamo a vederlo subito, andiamo nell'ordine. Anche perché parliamo di leontinoi. E allora l'immagine che deve apparire per quanto concerne il tetradramma di Apollo, lasciamo tempo alla nostra telecamera eh, di poterla inquadrare, ci porta in Sicilia, dalla Calabria alla Sicilia. Questa è sempre la numero uno, una chiamata soltanto 3500 euro. Sì, volentieri. Signori, tra pochi giorni nulla sarà più come prima. Può farlo anche con la scritta speciale Magna Grecia in alto? È possibile, mamma mia, stiamo migliorando sempre di più. Tra pochi giorni nulla sarà più come prima. Eh, preparatevi e tutto ciò che state considerando, vedete adesso che avete fatto, andrà a rafforzarsi ulteriormente. ulteriormente sì. Prepariamoci perché eh, credo che la Bolafi in questo caso e con il progetto che ancora non vi stiamo dicendo per qualche giorno saprà veramente segnare delle ulteriori differenze avere ancora un'ulteriore distanza da quello che è già il bel mondo del collezionismo numismatico. Andiamo a vedere Leontini, Sicilia, eccolo e ancora, signori, il protagonista è Apollo. Questa volta l'identità, il volto, la sua effigie, il suo profilo compare sul dritto della moneta, lo dichiariamo proprio come quattro dracme in argento, tetradramma di Apollo. Con un 30% di qualità, attenzione: la precedente l'abbiamo indicata come 35% di qualità. 30-35% sono qualità assolutamente elevate, rapportate al 466-422 avanti Cristo, 25 mm di diametro. Bravissimo. No, teniamola ancora un attimo, perché queste cartine sono fondamentali per capire... Vedete Caulonia? Poi scendete a Logri, attraversate... Eh, non c'era il traghetto allora, si attraversava con altre... Eh, dici, l'arancino sul traghetto? No, non credo. Poi si scende verso Catania, Leontinoi, no, Leontini, eh, ancora oggi, no? Assolutamente lentini, conosciuta e, e ben presente. Regione Sicilia testa laureata di Apollo, quindi torniamo a vedere la nostra moneta e Leontino, il simbolo del leone è quello, eh? testa laureata di Apollo, chiara, netta eh? anche nella, guardate la regolarità nonostante i 2400 anni di storia il rovescio della moneta porta l'effigie ancora un animale come Atena aveva la civetta eh? Come altre polis avevano altre figure animali, eh, qui andiamo a vedere il protome di leone, le fauci spalancate. Per, questo, eh, per questa testa di leone protome di leone rivolto verso destra, la lingua fuoriesce dalle fauci. Il nome della città in caratteri greci e quattro chicchi d'orzo. Cos'è l'orzo, signori? I sementi, i semi, erano quelli che si tenevano tra le mani per indicare la quantità necessaria a formare la parte di una unità: cioè la dracma, la parte di una unità. Quindi il seme, la ricchezza, il pane, il grano. Quello che rappresentava la moneta. La moneta doveva dire è come se ti dessi in questo caso una manciata o due, dipende dalla quantità di grano, ancora di più, perché il grano, se non utilizzato, eh, diventa, appunto, eh, non, non può essere più seminato. Invece, questa moneta rimarrà direi quasi, in eterno, visto, direi quasi in eterno, visto la presenza ancora delle antiche monete greche nel collezionismo e nell'apprezzamento mondiale. Il protomi la testa di Leone e i fauci dovevano rappresentare la ricchezza ma anche la forza eh, della città di Lentini, della Leontinoi eh, della Magna Grecia. Andiamo ad apprezzarla. Il valore che possiamo eh, leggere è quello appunto del tetradramma, quattro dracme. 30% di qualità, 4.485 euro per la proposta numero 2. Una chiamata soltanto. Certificato di qualità che ci indica come sempre non solo la percentuale, ma anche quelle che sono le caratteristiche andando a sfogliare diametro 25 mm, andando a sfogliare di diverse pagine, ci portano alla storia stessa, ad esempio della zecca, a quella che sono state le sorti di Lentini, vedete, antica città della Sicilia, a quella che sono addirittura delle collocazioni geografiche nonché la visione legata agli attributi di Apollo. Quindi è un certificato sì di qualità ma con dei necessari, giusti, importanti approfondimenti. Ritorniamo alla moneta, ti prego, perché questa diventa la protagonista e allora brevemente a ricordare proprio lo storico e cioè fondata da coloni greci, le popolazioni autoctone vengono normalmente schiacciate. Eh, o assimilate addirittura con un ordine di servitù, già allora esisteva e poi la fertilità del territorio circostante ne fa centro importante di eh, agricoltura. Sicilia, il granaio di Roma, Sicilia, quello che sarà... Eh, la disputa con Cartagine ma ancora prima il dominio delle ricche città greche 4.485 andiamo a vedere la terza le passiamo tutte in rassegna perché stasera veramente è una trasmissione che potremmo decretare nella totalità di quanto vi stiamo ma non c'è no? lo spazio per l'intera trasmissione non c'è perché se arrivano 5 conferme signori me le togliete tutte eh, questo è ovvio però Intanto diamo precedenza a queste ambite scelte. Mamma mia. Hai visto, ti ricordi Lorenzo quella di Taranto? Ma anche il guerriero a cavallo. Eh? Ma anche il guerriero a cavallo. Allora. Questa Alessandro, sì. è la prima volta che compare in tv. E' la prima volta che... In Bene. Caso, Benissimo, privilegio. privilegio, anteprima assoluta, lo no proprio scritte se no, tra numeri e tutto, anteprima assoluta possiamo and andare di caro. quindi cosa vuol dire, attenzione, se abbiamo trovato, se avete visto un paio di settimane fa, lunedì due settimane fa, magari un soggetto analogo tipologicamente non è la stessa moneta, eh? attenzione, eh, può eh, accadere, ci può essere una statiera di Caolonia, l'avete confermato, ne presentiamo un altro per chi è arrivato tardi, per chi non era presente, perché sono monete che eh, ogni volta che ci sono vanno messe subito all'attenzione del nostro pubblico. Però in questo caso la moneta che andiamo a vedere, eh, l'argento che andiamo a vedere dell'antica Grecia è una visione in anteprima assoluta e allora gli diamo il campo eh, diciamo proprio intero nella perfetta visione perché parliamo, eh, attenzione, ancora di Sicilia, ancora di Magna Grecia, parliamo di Segesta, eh, l'importante Segesta. E guardate il dritto, il dritto ci porta, pensate: il dritto, eh, perché abbiamo una divinità, ma il dritto ci porta. Un fiume, il fiume impersonificato da un cane da caccia. Il fiume Cremiso, in forma di cane da caccia, stante, punta l'attenzione verso sinistra. Amici della Sicilia, sono presenti? Eh, grazie, orati WhatsApp, ma qui deve arrivare la conferma, attenzione. Non solo, perché andiamo a vedere il rovescio, Altra importante figura, qui lo possiamo assimilare, non è un cavallo, non è il cane. Ecco qua il Criso. Siamo attenzione, non lontano da Trapani, eh, questo è il luogo dove si trova Segesta. È caso di dirlo. Ogni tanto, Enrico, ci farà piacere anche vedere, ad esempio, il splendido tempio di Segesta, che è visitato da tutto il mondo, parte nord-occidentale Sicilia, provincia di Trapani, luoghi splendidi. Calatafimi Segesta, Alcamo, Castellamare del Golfo, luoghi paradisiaci, Alberto già sogni l'estate, guardate cos'è questo argento e andiamo a vedere anche il rovescio. E il rovescio ci dà l'immagine, l'effigie di una ninfa, la ninfa Segesta, rivolta a destra, i capelli raccolti dietro la nuca, all'interno di un cerchio. Nella circonferenza, a partire dalla fronte della ninfa, il nome della città in caratteri greci, mai presentata prima, signori. 25% di qualità, di dramma di segesta. Dove andiamo? Stiamo lì fermi così. Immagino, sento il tintinnio della moneta che in questo anfiteatro eh, riesce a mandare il suo suono fino all'ultimo spettatore di questi luoghi. Dai, che bellezza! E ti è rimasto impresso. Ah, vedi che destino. Tienimela così, tienimela così, ma signori. Ma, ma possiamo toccare la mente, ma anche il cuore e anche l'anima. Ma ci rendiamo conto che siamo di fronte all'assoluto, signori? Eh, che nel, nel 461 avanti Cristo, questa moneta con un solo colpo eh, di martello viene coniata e l'ha mostrata a un giapponese, a uno statunitense, a un canadese, a un australiano, a un inglese e rimango da bocca aperta. E oggi a 3.500 euro, a 3.500 euro la proposta numero 3, due drachme d'argento di Segesta sono qui. Questa ninfa è qui che attende di essere colta, di essere messa in collezione, oggi è ancora possibile. Entrare e formare, grazie a questa scelta, grazie a questa realtà, formare una collezione straordinaria, unica al mondo, è ancora possibile e quello che stiamo chiedendo, signori, io vorrei un giorno lo facciamo con Lorenzo, vi facciamo vedere delle aggiudicazioni internazionali, lo diciamo perché, tanto, e su certe monete parliamo di qualità e parliamo di rarità. Da rimanere a bocca aperta, che è quasi incredibile. Ma allora come fate voi in Bolaffi? Ma ne, ne parleremo singolarmente con ciascuno di voi. Ma scoprire quello che è la, la, la testimonianza che va dall'arte, perché è arte, alla numismatica, perché è storia. Fate confluire adesso su questa moneta, poi arriva tardi, arrivate tardi domani. Domani arrivano i nostri consegnatari. Io li chiamo consegnatari in senso affettuoso, funzionari. Eh. Ma la cercano per più persone, ma ce n'è una soltanto, sì, c'è solo questa, solo quella di questa sera. Portatevi avanti, non aspettate la notte per decidere. Portatevi avanti adesso, non aspettate quella successiva. Io un giorno, ma non lontano, è già capitato, una chiamata che dice voglio la numero uno, voglio la numero due, voglio la numero tre, voglio la numero quattro. Magari ne sceglierò tre su quattro, poi le vedete, dice, ce n'è una quinta da poter scegliere? Ce n'è una quinta da poter, per poter continuare e diversificare nella storia? Io, io non mi sposterei da queste monete per tutta la trasmissione, finché arrivano non una, cinque chiamate che le chiedono. Andiamo avanti. Mai sì. vista. Mai vista. Mai vista. di un fiume. Quindi è unica, mai vista, ma soprattutto è unica nel panorama della Bravissimo, bravissimo, giustissimo Lorenzo. È unica proprio in ciò che rappresenta le ninfe. No? Generalmente troviamo Atena, abbiamo visto Apollo, una ninfa, perché è la ninfa che dà origine a questa città. Le polis originarie venivano abbandonate, lasciate o perlomeno, e si formava una nuova entità, una nuova realtà politica. E allora, geografia, il fiume rappresentato da un cane, un fiume, una geografia che vuol dire siamo qua, esiste: la ninfa ha dato il nome alla polis, alla città. Non ci, qui Questa sera, in questo momento, ma gioca il Trapani stasera, perché una persona, un nostro telespettatore di Trapani, eh? Eh, bene, benissimo, dove? Ovunque, grazie, perfetto, eh, noi ovviamente immagino, ecco, dalle, dalla Calabria, ma da Milano, da Torino, da Brescia, i collezionisti di monete greche, questa vi manca. Non l'avete, ma sai io cerco anche, non l'avete trovata nemmeno in altri luoghi. Un, 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 inutile, un inutile cercare signori, nemmeno in altri luoghi. Quindi diventa da subito l'opportunità di scelta legata, andiamo a vederla, andiamo a vederla, dammi lo schermo intero, dammi lo schermo intero. Quello che mi sta a cuore, il problema non è nostro, è di chi la sta valutando per poi perderla. E questo è il problema di chi mi arriva a secondo. Lunedì questa moneta non la vedete, nonostante c'è qui Lorenzo, no? Lo possiamo dire. Cioè, ma se dovesse rimanere, se dovesse rimanere e domani? E dopodomani? E domenica siete chiusi, siamo chiusi, e domenica che arriva una mail e dice guarda ci ho pensato. Quindi il momento opportuno è adesso. Prima di dire qua quanto la pagano e già scelte altre. Ci sono dei momenti storici dove, storici anche le nostre trasmissioni, dove dici guarda, non potevo dire di no. Ci saranno dei momenti di attesa, dei momenti dove vedrete una cosa magari già vista, già da voi posseduto. Accade, accade anche a noi, ma le primizie, le novità che vi stiamo presentando da qualche settimana, dove ogni trasmissione porta una novità di questo genere, un inedito di questo genere, Ecco, date, datecene atto se siete già nostri telespettatori, se siete già nostri clienti È vero, me ne rendo conto, eh, perché questa è la giusta affermazione. Vado avanti, ricordino il numero 3, ricordino la proposta numero 3 e andiamo a vedere, parleremo, eh, no, Hermes lo andiamo a vedere successivamente, andiamo a vedere invece uno statere prima, così sì, che non è, non si colloca in magna Grecia, però lasciamola questa indicazione, Tebe darà origine ad altre colonie, lasciamola, non c'è nulla di male nel parlare di Tebe in Beozia con uno scudo di foggia beota così chiamato, Tebe è città importantissima, è una delle più antiche. Dal terzo millennio addirittura si eh, trovano tracce di questa città, quindi una delle più antiche città, definiamola proprio indoeuropea per il eh, periodo storico, perché siamo nel terzo millennio, nel momento in cui viene fondato o perlomeno si trovano tracce della sua esistenza. Qui ci spostiamo nel mondo greco, siamo nel 379. 338 avanti Cristo, 22 mm di diametro, scudo di Foggia Beota eh, sul dritto, è uno scudo, signori. E sul rovescio andremo ad apprezzare, eh, questo è immediato: no, la forza, le caratteristiche di questa, eh, di questa geometria. Perché poi, attenzione. Lo scudo, bene, ma una geometria, una perfetta specchiatura un lato rispetto all'altro, un'armonia um, un è quello che deve uscire. Oggi l'arte contemporanea si occupa di simboli, no? uh, di riferimenti arcaici, anche oggi. Bene, guardate l'origine che ha ispirato. Una forma che sembra smaterializzarsi a favore di pura geometria. E lo stesso lo vediamo sul rovescio, un'anfora, l'anfora una ricerca di perfezione, la manualità dell'uomo, nel campo rispettivamente a sinistra e a destra, le lettere, eh, le lettere greche che vanno a definire l'ulteriore identità di questa moneta, statere di Tebe. Insieme ad Atena e Sparta, una delle principali e più importanti città del mondo ellenico, Esiodo. Democrito, Plutarco, letterati, filosofi sotto Roma. Roma la distrusse perché si oppose a Roma. Eh? Fu proprio una delle città eh, greche che vennero portate alla decadenza. Oggi, importante centro per la produzione e il commercio agricolo, ma la sua storia così antica, eh? nel tre, terzo millennio e qui siamo nel 380. 338 avanti Cristo invece per, eh, la, eh, per lo statere eh, di Tebe. Richiesta eh, sulla proposta numero 5, 30% di qualità, 2250. Allora, signori, attenzione: 2250 euro la proposta numero 5. Abbiamo otto monete greche, di cui una, tetradramma di Dioniso. La, facciamo più, la portiamo più legata alla tipologia delle divinità, ma sette di queste monete ci parlano, ci segnalano con forza la geografia, appunto, delle zecche della Magna Grecia, o in questo caso eh, non, distante, non così distante da Atene, un po' più distante da Sparta, ma comunque eh, i luoghi, l'origine stessa. Eh, l'importanza stessa delle grandi eh, vediamo nella Beozia Focide, Delfi Tebe, Atene Argo, Sparta Olimpia guarda che viaggio nella storia 2250 ci arrivo subito alle altre due no no, teniamola sempre all'attenzione il nostro centralino perché adesso preparatevi perché qui la moneta è una sola, l'argento è uno solo, ma andiamo a vedere ancora la successiva. Allora, signori, grazie per Whatsapp, ci sto pensando, sto riflettendo, le chiamate che dicono in effetti, sto valutando. Signori, finché non giunge conferma, potete valutare quanto volete e mi fa piacere, ma il primo che giunge e dice è mia, farà sua. Farà sua uh, la monetazione antica Gre Grecia. <ride> allora, ci siamo appellati agli amici siciliani, ai telespettatori siciliani, ai clienti da Sicilia e poi noi aggiungiamo sempre Milano, Torino, eh, Trento, Brescia, perché non è appannaggio soltanto dei luoghi d'origine ovviamente. Ma anche in questo caso Lorenzo, io credo che questa... Allora. Viene un, altro inedito, un altro inedito, parlo di tipologia, sono tutte inedite, ma parlo di tipologia. Adesso mi siedo, eh, ma non riesco a star seduto con alcune volte abbiamo presentato e avete confermato delle monete d'oro legate a Taranto. Eh, straordinarie monete quella che adesso andiamo a vedere nella rarità sì esatto nella rarità dell'argento, ma come più raro l'oro certamente ma vi prego di osservare un didramma di Taranto didramma di Taranto con una con una con un dritto che ha ispirato tutto fino ai giorni nostri, eh, non solo la storia, dal cinema alle immagini, alle rappresentazioni, come venivano rappresentati i guerrieri, i guerrieri greci e anche poi quelli romani, pur avendo delle differenze eh, diciamo di, di, di Elmo, eccetera. E vi prego di osservare questo dritto, vi prego di vedere il dritto di questa moneta. Pazzesco, pazzesco. Di dramma del 281-272 avanti Cristo. Vi do la dimensione perché sono 22 mm, non è piccola: 22 mm. Guerriero con elmo crestato e in sella il cavallo al galoppo, verso sinistra, ha uno scudo e due lance che sorregge con la mano sinistra. Lettere greche sulla parte terminale delle lance, in basso tra le zampe del cavallo, una scritta in caratteri greci, probabilmente il nome del magistrato monetario. Signori, la prima cosa che voglio dirvi è: 1200 euro. Basterebbe questo per portare alla scelta il di di Taranto 281 272 Avanti Cristo con un 30% di qualità 30% di qualità Zecca di Taranto 706 Avanti Cristo la fondazione Gli Spartani non potevano che essere guerrieri anche le effigi che troviamo eh, sulla moneta stessa, 1200 euro. Adesso andremo a vedere il rovescio perché il famoso Taras, eh, il famoso eroe della mitologia greca, figlio di Poseidone e della ninfa Satiria, dove appare il delfino, infatti, vedremo che Taras. Cavalca letteralmente, monta in groppa al delfino, ha un grappolo d'uva che tiene con la mano destra protesa in avanti e un fuso appoggiato alla spalla sinistra. Ancora lettere greche che troviamo in accompagnamento a questo di dramma al 30% di qualità. Fantastico. Fantastico. Da pubblicare eh, e pubblicate. 1200 euro la proposta numero 6, 30% di qualità. Allora, ehm, i, nostri, eh, i nostri libri, le nostre documentazioni storiche, eh, ci portano nell'analisi nell e nell'attenzione di quelle che sono le monete della Magna Grecia. E quelli che sono gli argenti, con delle figi che andiamo a considerare e trovare attraverso. Questo non è il catalogo completo nella Magna Grecia, queste sono eh, le monete più rappresentative. E sfogliando le pagine, ecco che compare Taras, ecco che compaiono le figi dei guerrieri. Sulle monete d'argento, sulle dracme d'argento, sui di dramma d'argento. 1200 euro. Torniamo a rivedere la moneta, vi prego, perché è importante proprio ecco, poterla apprezzare da solo questo cavaliere, eh, da solo l'effigio e l'immagine eh, di quelli che Spartani in origine andarono a fondare la città di Taranto. Stiamo parlando, signori, di 2280 anni fa, circa. 2280 anni fa. E, di, eccola qua. E scusate, eh, questa non l'avevamo, questa moneta, quando eh, abbiamo eh, dedicato nel 2016 a Taranto un importante capitolo approfondito nello studio. Eh, di quanto vi stiamo offrendo. Non l'avevamo, se no probabilmente al di là di questa, di questa figura avremmo messo quel cavallo al galoppo, ma ci rendiamo conto che l'iconografia, signori, eh, di questa moneta, di questa rara moneta finalmente va a centrare quella casella mancante, che dice, ma tutta l'ispirazione eh, che hanno avuto i cavalieri greci, i romani nasce nella grandezza e nella bellezza di questi di drammi, ma ne scelgano, facciano signori la collezione, scegliere di vederne una in più, ci sono dei momenti, ci sono nei momenti importanti, diciamo guarda le voglio scegliere una ogni sei mesi, sceglietene due, dilazionatele in sei mesi. Eh? ma Signori, ne prendano, allora, le voglio vedere cinque, ma le vedano e vadano a scegliere. Attenzione, qui abbiamo le chiamate una sull'altra. Eh. Le chiamate si stanno... Eh, si stanno allora, eh, è, è straordinario, è straordinario, è straordinario. Signori, attenzione, stanno chiamando i telefoni e sono esplosi, sono esplosi. State cercando e state scegliendo dei momenti così, dicendo, guarda, io ne ho scelta una una settimana fa, ne ho presa una un mese fa, vorrei vedere anche questa, sì, benissimo, vedano anche questa, scelgano una moneta in più, Formino adesso la, formate adesso la vostra collezione, ma guardate che in anni e anni di, di, del nostro lavoro... Abbiamo documentato sui volumi, sui libri queste importanti zecche. Ma quando siamo riusciti a presentarvele? Ci sono stati mesi e mesi dove arrivava una moneta greca, voglio dire, magari sempre la stessa tipologicamente, e non lo dico con mancanza di rispetto, magari il volto di Alessandro Magno, Eracle, eh, eh, lo Zeus, diceva cioè, bene, era diversa, ma la tipologia era quella. Siamo riusciti, lo dico francamente, siamo riusciti a entrare e a battere anche la concorrenza con questa importante, chiamiamola proprio collezione, che adesso stiamo disperdendo. Ma formare adesso le zecche dell'antica Grecia, mi raccomando, vediamo anche le precedenti, perché qui abbiamo tre chiamate su questa, grazie ovviamente, andiamo a vedere anche le precedenti, ti prego, questa signori, allora capisco, dici, ma sai, 3500 non sono, sì, ma siamo nel 480 avanti Cristo, quindi ci troviamo dinanzi, ha dei, de, dei riferimenti grandiosi, fondamentali. Mi dai un attimo, ancora ti prego, lo statere di Tebe, la numero 5, a 2250 euro, e mi dai, come state chiedendo, il Didramma di Segesta, la numero 3. Ecco, qui stiamo vedendo la numero 5. Mi dai la numero 3, Segesta, i templi, eh, i luoghi. Ah, lo stavo facendo vedere! No, non è più disponibile. In Grazie. In conferma tebe quello scudo, me lo fai vedere un attimo perché il signor Edmondo non è più disponibile, un saluto carissimo. Edmondo oggi ci ha preso tutti e due, eh. ci prende eh, in due. Quindi vediamole, vediamo prontamente, è bellissimo. Questo mi fa molto piacere perché ha una sua eh, dinamica, ha una sua geometria, ha una sua perfezione e vedete anche quella forma leggermente in esubero, è un argento in più che dimostra perfettamente il conio, eh? il conio di martello e quello di incudine, definiamolo così per essere chiari, guardate che ricchezza, guardate che spessore, grazie, lo andiamo, sì grazie, andiamo avanti ancora, torniamo, io non mi do pace su Segesta, non mi do pace su Segesta, questa che non abbiamo mai potuto, eh, non avete mai visto. E devo dire di più, non so quando mai andremo a vedere. Questa segesta a 3.500 euro, eh, a 3.500 euro, posso intanto? Benissimo. E, e non mi sposto da questa segesta, eh, perché eh, la ninfa così rappresentata... E ancora il tema specifico, il, oggi c'è da acquisire, oggi c'è da accogliere, oggi. Attenzione signori, attenzione! Mettetevi, mettetevi nelle condizioni di diventare collezionisti, non c'è bisogno di mille. Colleziono le zecche della magna grecia, colleziono le zecche delle poleis di grandissima importanza, parliamo di Atene, parliamo di Tebe, eh? ma, ma qui io non, non, non posso credere, addirittura pensate, ci sono persone, e lo so per esperienza, che collezionano immagini storiche eh, di animali. Quadri, pitture anche molto importanti di cavalli, sculture di eh, gatti. Eh? Arriviamo all'Antico Egitto e eh? non sto scherzando, signori. E qui troviamo la personificazione di un fiume. La personificazione di un fiume. Voi che la colloco... Sì, no, no, qui insisto io perché la consiglierei all'amico più caro. La consiglierei di cuore all'amico più caro. Attenzione, signori. La patina, non si commetta l'errore, lo dico ai nuovi telespettatori, di considerare, ah ma l'argento lo vorrei bello brillante, questa patina è stata acquisita nei millenni, non nei secoli, nei millenni. Quindi attenzione, non si commetta l'errore, definiamolo tale, di valutare come bronzo o come un argento più debole come intrinseco, una patina che fa invidia ai falsificatori internazionali. Ai falsificatori. La prima cosa che cercano di fare è dare una patina. E, e la bellezza di questa ninfa, l'immagine stessa emblematica di questa ninfa, è l'importanza della collocazione geografica. Abbiamo sempre toccato le cose che scendevano dalla eh, Bruzia, quindi dalla Calabria, scendevano verso Catania. Qui siamo all'estremo, siamo nella zona di Trapani, signori. Siamo nelle più importanti testimonianze e voi adesso non state nemmeno chiedendo di vederla con la serietà della scelta, certo. Non ci credo, non ci credo. Poi fate come le precedenti, dove arrivano tre, 4 chiamate, chissà come mai... Ma, siccome è da 20 e più anni che conosco questo sistema televisivo, c'è un qualcosa, non è la parola magica, c'è il tempo necessario per la comprensione, la percezione di quello che può essere il rischio di perdere un tesoro come questo. Non uso mezzi termini. Un tesoro come questo. Muoviamo ancora in altra direzione, signori. Andiamo a vedere ancora, rivediamole un attimo. Allora, disponibilità. La numero uno, ne ripassiamo un attimo. Numero uno. Eh, caulonia, sì, sì, così alessere mondo la Caulonia, signore Edmondo. Eh? Ma posso insistere? con nel mondo allora, Lorenzo, eh, qui abbiamo Lorenzo. Ma fate, fate una chiamata e salutate Lorenzo, non siate timidi. Eh, lo so che lo vedete oggi. È ancora più simpatico perché non ha la giacca e la cravatta. Quindi, eh, una chiamata, chiedete un parere. Ecco, approfittate del nostro. Io lo definisco il nostro esperto. Chiedete un parere, eh, dite semplicemente ma vorrei un consiglio, eh? Quella, eh, quella Caulonia, la numero uno, che è quella che adesso stiamo vedendo, con l'Apollo, eh, allora facciamo una cosa, voglio con il Daimon, o Daimon chi dir si voglia, con dei simboli arcaici, con dei simboli che parlano dell'animo umano. Eh, eh, Lorenzo, tu hai scatenato una belva, perché adesso andiamo a parlare della simbologia nel mondo dell'arte in totale, caro Lorenzo. Allora, allora mi metti questa caulonia? Eh, cioè, troppo buono. Totalmente. Troppo buono. Allora, allora ehm, poi facciamo vedere eh, la, il bel carattere grafico anche del nostro spot, poi, della nostra informativa il bel carattere grafico di monete lo faremo poi vedere però non abbandoniamo il campo perché andiamo su Apollo allora vi chiedo di convertire 3500 euro di convertire 3500 euro in uno statere in argento del 480 avanti Cristo dammi l'Apollo eh, guarda Alberto leggermente un cervo accompagna l'effigie di Apollo. Grazie. Sono ok. Eh, un cervo accompagna. Io io farei dieci ore di trasmissione così. Maratona, con l'alternanza del pubblico. Potrebbe essere un'idea in futuro. No, lo fanno su Cioè è proprio una continuità. Non pago delle sei ore. Eh, allora. No, 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 tranquilli, tanto... Vederla una volta in più, signori, vederla una volta in più è ciò che permette di apprezzare. Allora, il mondo greco non è soltanto rappresentare ciò che esiste, sarà un problema successivo di chi verrà dopo, ma basta rappresentare battaglie, basta rappresentare condottieri, bisogna trovare la formula per rappresentare l'anima umano o le sembianze degli dei. Abbiamo detto la civetta per Atena, abbiamo visto dell'effigio addirittura un cane personificato eh, nel, nel fiume, nel dio del fiume, eh, abbiamo visto delle ninfe, ma in questo caso un simbolo appena accennato non ha la forma di un diavoletto, signori, è un piccolo segno che compare e appare accanto ad Apollo. Nulla può far immaginare una distanza maggiore da quanto stiamo vedendo nell'Apollo in movimento. Ma come le belle immagini greche fatte di veli? Quello è il periodo ellenistico, signori. Quella arriverà dopo, quella forma estetica sarà ancora successiva. Questa è la presentazione della forza, del passo di Apollo. Sì, anche i muscoli, ma la tensione è talmente forte che. Questa è un'opera d'arte al di là dei tempi e sarà percepita come tale, è una moneta in primis, ma sarà percepita come tale in tutte le generazioni a venire. Questo è il movimento dello Stato puro. I futuristi andranno a rappresentare delle immagini in movimento dilatate dalla velocità. E cosa avevano già visto i greci? Potenza, forza, il demon che diventa il traduzionone fra l'uomo e il divino, quello che chiameremo poi anima. Allora, qui non scegliete soltanto una moneta di Caologna del 450 avanti Cristo. Qui sposate un'idea, un concetto qui percepite, qualunque sia la vostra collezione, una pietra miliare di ciò che sono che è il significato storico nelle monete. Questa moneta che anche se confermate il Papa Francesco scegliete le più contemporanee, non deve, non dovrebbe, non deve mancare nella scelta. Ma soprattutto la prima cosa è dire voglio sentire e voglio vederla tra le mie mani. Questo è il primo passo da fare. E' questo che, che non, sul quale non dobbiamo transigere, cioè avere quel pubblico che dice senti vorrei veramente riuscire a toccarla con mano, vedere che brividi mi dà, che sensazione mi dà, capire se sono pronto per certe scelte. Se sono pronto per certe scelte. Queste nei musei del mondo le collocano, c'è una mostra a Berlino, c'è una mostra a Berlino, adesso, dedicata ai ritratti nella numismatica, attraverso tutti i secoli. Non è che parlo del mondo romano, del mondo greco, del mondo... attraverso tutti i secoli. Allora apriamo, apriamo veramente questo spazio. Apriamo questo spazio attraverso i secoli, Signore. Passiamo le rassegna tutte. Non voglio insistere eh, per costringere alla scelta, non, non ne sarei nemmeno in grado. E la numero 1, statere di Caolonia, solo quelle disponibili, eh, non, non vediamo ovviamente le confermate. 3.500 euro, dritto e rovescio, 35% di qualità, solo 3.500 euro. Proposta numero 1, la collochiamo, la identifichiamo, la posizioniamo in Calabria, i Bruzzi, eh, ricordiamo eh, il luogo, la regione, chiamiamola così, e anche il popolo, le genti. Il numero 2, il tetradramma di Apollo, 466, 422 a.C., 30% di qualità, 4485. Eccolo qui, tieni, guardate cos'è. Allora, Lorenzo... Tu sai che andremo a Berlino di qua a ottobre, sì. Ma anche no, no, guarda, anche, eh? Alessandro sì, lato, sì. Si, sente, si sente. Spero di sì. Ricorda, no, vado bene, lo ricordi tu, che oltre all'aspetto emozionale tu questa sì. sera credo lo sente, Eh, sono emozionali, stasera. stasera. C'è un aspetto pratico e pragmatico, tu lo sai quanto io lo sia, che è il listino zero. 3.500 non lo stanno confermando perché dicono ma costa 3.500 non sarà importante, fa tre anni, fa quattro anni un talento che adesso non c'è più in conferma è dato in conferma. Quando vedremo le cauloni a 4, 5, 6.000 euro bravo. diremo vi ricordate fino vicino zero? Bravo. Quindi oggi si sceglie, all'inizio, tebe, non c'è più. Non c'è più tebe, ma vi tutte, togliamo ma tebe. Tutte, Confermato, no va bene, via Tebe confermata, già te confermata, esatto. L Stiamo partendo, questa è, la, è la, la trasmissione zero, il periodo zero, inteso come partiamo, il, il, grafico che andremo a vedere, il grafico che andremo a vedere partirà da questi giorni, da queste settimane. E secondo voi le monete greche dove, dove, dove andranno? In che direzione? Scenderanno? Se ne troveranno chissà quante? Ma, ma e quelle che verranno eventualmente, tutto il tesoro in mezzo al mare, in fondo al mare, di chi saranno? Non saranno disponibili a vendita. Le metteranno in un museo? Quando le troveranno? Se mai le troveranno? Allora, è vero, la regione dice sì, ma quelle le hanno confermate tutte. Eh, ricordiamo, ti dico i numeri così è meglio la 1 è disponibile 3.500 euro mi piace parlare di Calabria parliamo di luoghi eh, trasponiamoli un attimo nel momento presente la numero 1 la numero 2 il tetradramma di Apollo parliamo di Lentinoi Lentini Sicilia richiesta 4.485 la numero 3 il didramma di Segesta la numero tre, a 3 a 3.500 euro Eccola qui, con la ninfa se gesta, sul rovescio della moneta. Non c'è il 5, ehm, andiamo a vedere, il, non c'è il 6. La numero 7, ma la numero 7 l'abbiamo ancora presentata. Non l'abbiamo ancora presentata la numero 7, Cristina. Non l'abbiamo ancora presentata. Mamma mia, ce n'è ancora una che non avete visto, signori. Bellissima. Ovviamente, e come dire il contrario? E come poter affermare il contrario? Benissimo. Allora attenzione. Dracmadiera, Dracma di Era ancora Regione Bruzium, ancora Calabrie, mi piace definirlo più così, forse è addirittura più preciso. Il dritto onora la divinità. Il dritto pone era... La testa coronata e velata, rivolta verso destra. Dietro alla nuca emerge uno scettro, la moglie di Zeus, appoggiato alla spalla sinistra, e sotto, attenzione, sotto lo scettro una mosca. Vedete a sinistra, eh, dove è velato appunto, dove è la testa è coronata e velata sotto il velo, accanto al velo una, una, uno scettro e sotto una mosca. Il rovescio però, attenzione, andiamo a vedere perché il rovescio ci parla di Poseidone. La zecca è locri o crotone, dovremmo dire le zecche perché l'incertezza sta fra locri e crotone. Poseidone in piedi, stante, rivolto verso sinistra, un piede appoggiato su un capitello, un lungo scettro verticale, nel campo a sinistra un'aquila, simbolo sempre di Zeus, nell'atto di spiccare il volo e a destra, parallelamente allo scettro, il nome della regione in caratteri greci, Bruzium. Pensate che questa moneta fu coniata durante l'occupazione cartaginese dell'Italia meridionale, durante la seconda guerra mondiale, eh, guerra punica, scusate, durante la spedizione di Annibale. Drac Madiera 215-205 avanti Cristo, 40% di qualità. 40% di qualità. La richiesta, signori, 6.900 euro per la proposta numero 7, una chiamata soltanto: una figura femminile, una divinità, una figura maschile, Poseidone. Ecco la settima, eh, la settima. Moneta legata alla. tutte sono legate a zecchia e regione, ma il focus importante, il focus centrale è proprio quello dove la zecca, l'appartenenza, l'origine, la geografia sviluppano un'ulteriore, diciamo precisione, un'ulteriore consapevolezza nella storia della moneta stessa. Guardate il movimento che non è soltanto del panneggio, ma è addirittura attorno alla moneta. Se noi andiamo a vedere, guardate come si irradia anche sul rovescio forse eh, da questa distanza è meno visibile, provate ad avvicinare leggermente, guardate come il la, lavoro di coniezione abbia quasi a rappresentare dei raggi che si estendono nell'impatto e nella forza e quasi questa moneta voglia assumere una dimensione ancora più grande, un'estensione, una, una, una perfezione diciamo di presenza nello spazio. Ecco signori, tengano presente, questi sono i prezzi sui quali si dovrà ragionare, i 6.900, ehm, i, i, i 5.900 euro, sono questi, i 3.500, i 4.485 che abbiamo visto, i 2.250, non c'è più quella moneta, sono in realtà veramente quel punto zero che andava a citare Lorenzo. Non ci piace, quante volte vi parliamo eccole qua, eccole qua. Ecco il racconto eh, storico attraverso delle immagini, chiaramente dei disegni, delle rappresentazioni delle, 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 delle guerre puniche. Quello che adesso vogliamo, sul quale vogliamo insistere è proprio questo aspetto. Quante volte diciamo ma ah, comprala oggi, paghi uno e domani vale 10? Non ve lo diciamo mai. La numismatica è una storia che cresce nel tempo gradualmente, ma qui vi stiamo parlando dell'anno dell zero, del momento zero, come del prezzo all'istino che parte da questo momento. E il primo, il, il primo step è sempre e ancora dopo è in ascesa. Quindi con delicatezza, senza spendere parole superflue, tengono presente che quei denari che adesso state cambiando sulla moneta antica, portando sulla moneta antica. Non solo sono ben spesi, ma sono, daranno delle belle soddisfazioni, daranno delle soddisfazioni in merito. Io faccio fatica a veramente a uscire da questa, da questa proposta. Ne ho ancora una greca, poi però c'è Roma che attende. Il eh, 21 aprile del eh, 753 avanti Cristo, per definizione, per convenzione, è la fondazione di Roma è giusto dare spazio anche a Roma prima però mi dai ancora un attimo questa sul dritto su sul rovescio o meglio nella totalità dell'immagine perché abbiamo una divinità se no poi Dioniso eh, si altera e, eh, e comincia a diventare no, torneremo ancora eh, a, a mostrarle una volta prima del termine della trasmissione o su vostra richiesta tetradramma quattro dracme la forza delle dracme fu una assoluta serietà nella ripartizione di dimensioni e di peso, era affidabile, la dracma era affidabile, i suoi multipli e i suoi sottomultipli erano affidabili, questo fece la forza di Atene e delle diverse polis. Tetradramma di Dioniso è la proposta numero 8, 25% facciamo, signori, andiamo a fare, state pronti, eh? State pronti. 25% di qualità. Appena inquadriamo la moneta vi do il prezzo. Va bene? Appena andiamo a inquadrare quel tetradramma in argento 4 dracme la dimensione poi la, la vedrete, la terrò tra le mie mani, vi dirò. 1580 euro soltanto, 148,50 avanti Cristo. Attenzione, ricordiamo: nella datazione c'è sempre eh, una, una variabile da rispettare. C'è sempre un perché nelle cose. Ma no. un tetradramma in argento di Zeus a 1580, infatti, la chiamata è solo una. L'ho voluto lasciare come il dolce sinfundo fundo. È la proposta numero 8, è la proposta numero 8, 1580 euro. Il dritto, la testa giovanile di Dioniso, rivolta verso destra, ha una corona d'edera: non ha una corona eh, di, di pietre preziose, edera, una benda attorno alla fronte. Potremmo dire una modernità assoluta dell'effigie. Il rovescio ci parla di. Eracle, ecco delle immagini di riferimento, ecco delle sculture di riferimento di epoca romana ma riferimento al mondo, al mondo greco. Eracle stante a sinistra, tiene con la mano destra una clava, con la sinistra la pelle del leone di Demea, tra la clava e la gamba di Eracle la lettera M ai suoi piedi ne esergue una scritta in caratteri greci. Eracle, protettore di Tasos, e la zecca di Tasos, isole della Tracia, quindi speciale magna Grecia, lo togliamo un attimo, perché qui siamo, torniamo nella Grecia ma verso l'Oriente, e quindi sempre in Grecia, Tasos 1580 euro, 30 mm di diametro. 3 centimetri esatti, perfetti, guardate il contorno, la regolarità del bordo e contorno alla moneta è irregolare, è ovvio, vista l'epoca e la fattura, però ha mantenuto una regolarità assoluta, non ci sono sezioni, non ci sono parti eh, diciamo anche mancanti, può accadere, no? Una sua perfezione, 25% di qualità, severi i nostri esperti, bene, giocano a favore del prezzo, vi dà buona possibilità, estrema buona possibilità del prezzo. Signori, questo è il mondo greco, allora prepariamoci a Roma. Vieni con due, due cose. La prima, andiamo a prepararci: momento thriller, andiamo a prepararci a ciò che accadrà fra alcuni giorni. Nulla sarà come prima. La seconda, mi dai una sigla legata alla monetazione greca, se eh, romana se possibile. Uno e uno, una cosa per volta certamente. Allora prima informazione, preparatevi, mancano pochi giorni, anzi non molte ore per un'importante novità. Andiamo a vederla. E adesso signori andiamo a vedere il mondo romano. Possiamo? Abbiamo pronto la, nostra, il nostro, la sigla nella sigla perché Roma il 21 aprile nella convenzione del 753, nella giornata di sabato verrà fondata. Eh? Romolo e Remo e la lupa, la lupa comincerà a dare nutrimento a Romolo e Remo che cresciuti cominciano a tracciare il solco. Vediamolo insieme. Bene signori siamo qua, è un attimo proprio di attenzione, di osservazione sul... Eh, ricordiamo, ecco, una segnalazione che ci è giunta, allora attenzione, la moneta che abbiamo la numero 8, quindi chiederei un attimo alla regia di mostrarla, che ha un prezzo molto interessante, 1580, un bel dioniso al 25%, però attenzione, ricordiamo, rispetto a quelle zecche precedenti della Magna Grecia, ci troviamo a circa 300 anni di distanza, eh, tre secoli, più di tre secoli, eh, quindi eh, consideriamo proprio anche quelle differenze. Eh, la, eh, il tetrarama di Dioniso 1580 tra il 148 e il 50... Avanti Cristo, abbiamo parlato del 300, del 280 avanti Cristo, abbiamo parlato del 480 avanti Cristo: quindi ci sono delle differenze sensibili. E in quell'epoca è importante, eh, fa differenza, non è da poco. Lo potete immaginare confrontando anche, non so, a dei reperti archeologici con eh, tre secoli prima di, una, eh, di un oggetto appunto ritrovato o, o costruito, diciamo. Eh, prima di Cristo sono tantissimi e questo va chiaramente a dimostrare anche delle differenze di prezzo. C'è anche la qualità, abbiamo visto mediamente 30-35% del 400 avanti Cristo, qui abbiamo 25%, seppur molto severo, perché è splendida, eh, del 50, del 140 eh, avanti Cristo. Spero di aver dato troppi numeri e non avervi messo eh, in confusione, ma era una domanda specifica che era sorte. Cioè, un tetorramma così grande non costa molto rispetto, però c'è una bella differenza di tempi e anche di rarità, di rarità eh, di zecche, l'esempio di Segesta, l'esempio di Tebe, eh, l'esempio eh, di Caulonia, eh, quelle che insomma vi abbiamo portato come attenzione. Ora procediamo, andiamo su Roma, certamente. Allora a Roma abbiamo dei denari e degli aurei, c'è una moneta d'oro che eh, non, non posso... Intanto perché è una figura femminile, quindi sarebbe giusto partire proprio da lei, ma perché è la prima a sinistra, è la prima eh, che è qualcosa di, di tremendamente bello, è di una precisione e una perfezione da fare invidia al mondo greco. Potremmo quasi immaginare un, uno scultore, sì grazie uno scultore greco che abbia progettato in un certo senso, lavorato al conio di questa moneta romana. Eh? Potremmo quasi immaginarlo, è di una finezza assoluta, non parlo di spessore, parlo di esecuzione e la splendida Antonia. Questa dovrebbe essere una moneta da copertina, da copertina letteralmente, senza nulla togliere alle copertine dei nostri cataloghi che intravedete a lato. Ma ehm, è pazzesca Cristina, vero? Guarda che è pazzesca. Adesso tra l'altro andando a un ingrandimento lo diceva te no scusami. Il, eccola qua signori, Il, eh, i dieci ingrandimenti e più ma legati poi alla dimensione del vostro teleschermo vanno quasi a sgranarla? Questa moneta venne eseguita eh, ovviamente per essere vista e apprezzata nella naturale sua grandezza. E come se noi ci avvicinassimo stasera siamo in vena di confronti artistici, tanto a un quadro, perderemo, vedremo i pigmenti, ma perderemo l'effetto d'insieme. Il profilo di Antonia, testa laureata, l'essenzialità Antonia Augusta. Eh, l'essenzialità della, della leggenda che stiamo vedendo. Eccola. Top lot, lo possiamo definire come tale, eh, pezzo museale, eh, per l'aureo di Antonia, 41-45 d.C., signori. 41-45 d.C., figlia di Marco Antonio e Ottavia madre di Claudio nonna di Caligola busto drappeggiato di Antonio rivolto verso destra ghirlanda di spighe e ciò che viene rappresentato grazie a Rico, Top Toplot è veramente il caso di dirlo perché di inestimabile bellezza la qualità è quella di un 30% considerano una qualità suprema anche questo 30% qualità suprema Teniamola sempre, eh. non spostiamoci al momento dall'importanza e dalla bellezza di questo volto. Allora, semplicemente dicevamo Antonio Augusta. I capelli sono fermati da una corona di spighe raccolti a treccia sul collo. Questa è una moneta che rende un atto di omaggio postumo alla memoria della madre da parte dell'imperatore Claudio. Claudio dedica alla madre e poi dedicherà altra moneta al padre Druso, eh, quindi ai suoi due genitori. Infatti eh, Antonia nasce nel 36 avanti Cristo e muore nel 37 d.C., diciamo di buona longevità. Claudio dedica alla madre eh, rendendola appunto augusta, dandogli ulteriore rango. Nel 41-45 d.C., sotto il suo impero, questo oro di circa 19 mm. Andiamo a vedere il rovescio, perché il rovescio altrettanto emblematico. Il rovescio eh, indica eh, sacerdos divi augusti, sacerdotessa del divo augusto. E questa leggenda divisa in tre tronconi si amalgama armonicamente con la raffigurazione di due lunghe torce accese, verticali, ornate e fra loro collegate da una ghirlanda. Quindi, con questo rovescio si conferisce ad Antonia la funzione di sacerdotessa del tempio di Augusto, che era riservato alle vestali. E il titolo di Augusta dava proprio, in un certo senso, sovranità sulle sacerdotesse del tempio di Augusto. Quindi Claudio vuole concedere, collegare alla figura della madre, una simbologia di grande sacralità. La richiesta per Laurea di Antonia, la proposta numero 9, è di 22.600 euro. Rigorosamente una sola chiamata. Pensate, che non conobbe mai Marco Antonio, eh? nacque da Marco Antonio, che non conobbe mai e Ottavia, sorella del futuro imperatore, Il futuro imperatore Ottaviano Augusto, e quella che si potrebbe definire minore, in quanto la maggiore era la nonna di Nerone. Druso, fratello di Tiberio, sarà suo marito. Rimase vedova solo a 27 anni. Grazie, bellissime queste immagini di riferimento. Siamo ai musei vaticani, le acconciature, il pregio di queste matrone romane accampano e accompagnano, anzi addirittura qui troviamo un'acconciatura anche se vogliamo più semplice, potremmo quasi definirla più moderna. Ecco, eh, questo prezzo, questa richiesta dimostra l'alto rispetto, non attuale, ma di mercato relativo agli aurei delle imperatrici, decisamente poco comuni. Decisamente con eh, caratteristiche che hanno una loro. specifiche identità relativamente monete che non rappresentano il, eh, il volto dell'imperatrice e il volto dell'imperatore, ma dedicate all'imperatrice, emesse ovviamente per volere dell'imperatore, consorte, padre o figlio, come in questo caso Claudio. Allora andiamo e eh, procediamo ancora a vedere gli altri due aurei. In realtà sono di più aurei disponibili ma prenderanno altri termini perché ci sposteremo verso il mondo bizantino. Li vediamo uno per uno, poi abbiamo due denari d'argento che formano il, la tetrarchia. Intanto tengano ben presente, signori, la proposta numero 9. Sì, 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 certamente. E eh, parlando di Claudio, andiamo nelle successioni di tempi molto importanti per gli imperatori, perché eh, con Vespasiano ci troviamo nel 69-79 D.C. Questa moneta che andiamo a vedere è databile tra il 72 e il 73, 18 mm di diametro, zecca di Roma. come è stata, come fu anche la zecca di, come sta, è la zecca di Antonia, eh? non l'ho specificato, ma zecca di Roma anche per Antonia. Vespasiano, testa laureata dell'imperatore rivolto verso destra, valente comandante militare sotto Claudio e Nerone, Sarà lui a ereditare e riportare in auge la qualifica di imperatore proprio dopo i momenti turbolenti che l'hanno preceduto. L'anfiteatro Flavio, cioè il Colosseo, terminato dopo la sua morte, sarà lui a volerlo erigere nello spazio occupato dalla Domus Aurea di Nerone. Ecco il, eh, il dritto, ecco con confronto con eh, un, una, una statua e, e il rovescio che ci parla di Nettuno, è eh, non più Poseidone, il Nettuno dei Romani è il Posidone greco, stante a sinistra con l'acrostolium. Lo tiene questo acrostolium, che è una sorta di ornamento che costituiva la parte terminale della prora di una nave. La mano destra lo tiene ed è protesa in avanti. Un lungo scettro verticale sorretto con la sinistra, appoggia il piede destro su un globo. Per l'aureo di Vespasiano si qualifica un 30% di qualità. 72-73 d.C., 12.215 euro la richiesta. Vediamo in rapida successione, ma non perché non merito, ma. Eh, mi sto accorgendo che il tempo sta eh, passando velocemente e voglio aver modo di mostrarvi tutte le diverse monete, tutto ciò che abbiamo portato questa sera. ecco allora dopo gli aurei facciamo una breve carrellata per chi richiesta eh, per chi si è sintonizzato sono fine, allora un paio di telespettatori sono finite le partite vorrei vedere cosa mi sono perso e allora andiamo, eh, andiamo vediamola però vediamo la nostra eh, la terza moneta che è il terzo aureo che ci parla di Domiziano 81 d.C per Domiziano Sotto l'impero di Tito, come anno di emissione, quindi al principe ereditario il privilegio di essere rappresentato sulle monete, segnalare quindi e stroncare la candidatura di altri eventuali pretendenti non graditi all'Augusto, testa laureata e domiziano rivolto verso destra, zecca di Roma. Elmo corinzio crestato posato su un trono ornato di drappi. Addirittura l'elmo sul trono. Eh? La richiesta, signori: su un 30% di qualità. 12.215 euro, esattamente come il Vespasiano, esattamente. Stessa qualità, stesso prezzo. Eh, la, la differenza, il, i 10.000 euro in più sono appannaggio della figura femminile di Antonia. Proposta numero 11. Allora, accontendiamo subito, perché è importante vedere la carrellata. Eh, se mi puoi escludere, sì, certamente, se mi puoi chiedere alla regia dove intanto le informazioni giungono a noi, se mi puoi escludere gentilmente la proposta nella carrellata numero eh, 6. 5, 6 e 5, perfetto, te ne sarò grato, eh, le altre le abbiamo disponibili. Eh, vedremo anche eh, l'oro degli imperi da serie del battesimo e Francesco di 100 euro di Papa Francesco e quindi carellata completa ad eccezione del 5 e del 6. Bene, intanto diamo informazioni, mostriamo quello che sta arrivando senza specificare altro. Eh, sarà un po' mh, informazione battente in questi due o tre giorni di dirette ma è importante poterlo ricordare. Allora benissimo, qualche minuto di carrellata proprio per vedere cosa vi siete persi, mi raccomando le zecche dell'antica Grecia, mi raccomando la proposta iniziale di, eh, di quattro monete d'oro, particolarmente conveniente. Qualche minuto e poi torniamo in diretta così anche prepariamo il nostro set per gli argenti romani, per Bisanzio e ancora per le vostre richieste. Grazie. Bene signore, allora grazie. Andiamo subito a vedere i denari romani come promesso eh, con Massimiano Ercole, la prima moneta inquadrata argenteo per esattezza, in quanto l'intrinseco dell'argento dell maggiore rispetto ai denari che nel tardo periodo persero eh, molto argento. Il denaro diventava alla fine un, 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 un equivalente del follis o delle rame, almeno come contenuti. Eh, il, oh, di bronzo. Il, eh, quello che stiamo vedendo invece è il di Massimiliano Ercole, siamo nel 294 d.C., 45% di qualità la richiesta di 1890, importante anche eh, segnalare il momento storico legato a quello che sarà poi l'emblema, il simbolo che troviamo sul rovescio di Massimiliano Ercole. Eh, tra l'altro, eh, buon comandante militare, molto apprezzato da Diocleziano, che lo nominò Cesare e lo associò all'impero come correggente l'anno successivo. Quello che infatti andiamo a vedere sul rovescio: i due Augusti e i due Cesari, che saranno poi i successori, sono i tetrarchi. Tra l'altro, eh, con, eh, con un bel rilievo eh, rappresentato, sacrificano su un tripode posto all'ingresso di in una fortificazione con sei torri, appunto, sacrificio agli dei. Una buona qualità, 45%, qualità decisamente elevata, 1.890 euro. Il tema della tetrarchia sarà ancora rappresentato con analoga immagine, visto che abbiamo parlato tra i due rango. Il primus inter pares era certamente Diocleziano, di cui andremo a vedere un, un altro argenteo. Per Massimiliano Ercole, datazione 294 d.C., per Diocleziano il 295-297 d.C. è eh, la data. Dell'argento eh, dell che tra breve vedremo, c'è una forte somiglianza sia sul dritto che sul rovescio. Eccoli, però ne possiamo apprezzare l'effigie, il taglio della barba: delle caratteristiche che li potevano quasi rappresentare non come gemelli, ma come fratelli. Ma era anche la tipologia nella, della sembianza dell'imperatore che nelle monete aveva. Passatevi in termini dei cliché o perlomeno delle caratteristiche comuni anche nel modo, eh, appunto, nella barba, nel taglio dei capelli. Per la moneta di destra, Diocleziano Argenteo, sempre 45% di qualità, benissimo. E la proposta numero 13, la richiesta 1800 euro. E andiamo a scoprire anche questo rovescio, un ritorno all'immagine dell'importante letarchia che sarà proprio appannaggio di questo momento storico, non poteva che essere celebrata anche sul rovescio della moneta di Diocleziano, dell'Argentio di Diocleziano, una sola chiamata così come il numero 12 eh? 12 ...per vedere le monete greche in con le parole... è benissimo, eh, ci credo eh. chi era assento e magari chi era presente ma che ha detto mi sono perso qualcosa allora, lo faccio volentieri, diamo soltanto un attimo un passaggio qua sul nostro espositore Legato a due monete presenti, due monete d'oro presenti, uno e foca. Poi va bene, Cristina, presentiamo subito le greche. Eh? Diciamo alle 23.30, fra circa 5 minuti. Eh, salvo un'ulteriore richiesta più specifica, eh, permettimi solo un attimo di raddrizzare. lo faccio in diretta, tanto non c'è nulla di male. Ma soltanto come visione, eh, là, eh, Eccolo qui. Ah, beh l'ho fatto in eh, differita. Diciamo così. Perfetto. Allora. Imperatore Foca, Bisanzio, gran tiranno eh, particolarmente sanguinario. Narra eh, la storia di Foca, tra anche, mh, diciamo impostore non esatto discendente al trono, 40% di qualità, 603-610 d.C., 1520 la richiesta. Vediamo da solo l'imperatore Foca, ti prego, da solo la moneta di sinistra. Ehm, con, il suo, con la sua importante eh, caratteristica e foca, se lo vedete, compare eh, la corona, è eh, una corona con il simbolo della croce ma il simbolo della croce, il globo crociero è anche tra le sue mani eccola qua, proposta numero 14.520 euro con un 40% di qualità. 40% di qualità, 1520. Lo chiamiamo, viene chiamato non solo da noi, l'angelo d'oro perché perché i simboli della cristianità cominciano ad apparire maggiore, con maggiore diffusione, non, è ancora, non sono ancora gli anni eh, di ulteriore maturazione iconografica, però la vittoria comincia a prendere delle sembianze che poi andremo a eh, considerare e vedere, ad esempio a guisa dell'Arcangelo eh, Michele, non lo è ancora eh, ovviamente, però l'Angelo d'oro comincia già a segnalare la vittoria degli imperatori bizantini eh, appunto qui rappresentata, qui eh, ben evidenziata proprio in questa moneta. Stiamo sempre soltanto sulla moneta. Eh? Eccola. Eh, immagini maggiormente ieratiche, non solo chiamiamo la pittura per il periodo eh, per quel momento legato alle effigi del sacro, ma anche per le monete stesse e per l'imperatore stesso proprio nel VII secolo d.C. 1520 da richiesta per l'angelo d'oro dell'imperatore Foca, dell Foca eh, pieno impero bizantino e infatti questo è l'arcangelo Michele guardate quale somiglianza diciamo nella silhouette eh, certo l'immagine frontale pitture parietali icone rappresentano queste tematiche così sensibili nella storia della cristianità e là tutto viveva in quell'ambito eh, tutto e anche della sua specifica ritualità andiamo a vedere poi lo zecchino invece per la Repubblica di Venezia lo zecchino seicentesco esattamente ancora il 500 1585 1595 la moneta di destra dove in una mandorla di luce appare l'effigie di Cristo e dove il doge sull'altra faccia della moneta se è disponibile, ce l'è già, sì, perfetto. Per la proposta numero 15 va a indicarci San Marco, che investe il doge, il doge Pasquale Cicogna 1585-1595, del, eh, del potere legato proprio alla Repubblica stessa. E adesso andrò. Ma hanno il prezzo lo Zecchino d'Oro, no? Ma lo zecchino d'oro è le canzoni del... Lo zecchino d'oro in realtà è questo, sarà una promissione televisiva di grande successo, ma lo zecchino d'oro è questo. 40% di qualità, 1250 euro proposta numero 15. Ricordiamo nello zecchino una continuità per diversi secoli dell'effigie, quello che cambiava è, vedete qui abbiamo lo zecchino di Mocenigo su questo nostro fondo eh, di, di scenografia e di studio, se noi vediamo su, questa, eh, su questo nostro tabellone troviamo l'analoga caratteristica solo nella moneta che abbiamo messo in presentazione, Vediamo la scritta cicogna, eh, si legge abbastanza bene alla destra nel giro della moneta sulla destra e qui vediamo invece Mocenigo, vediamo dell'iniziale ovviamente legato a uno dei dogi. ma la eh, tipologia è questa, come andando in basso ritroveremo la mandorla di luce col Cristo eh, in gloria eh, così definito appunto eh, nei cieli. E allora eh, il, la continuità, come accade per il fiorino, come accade in tempi però più ristretti per il genovino, vi è una simbologia che viene tramandata con delle differenze date soltanto dal nome, generalmente dal nome del doge. Bello il prezzo, è eh? una moneta d'oro, uno zecchino d'oro autentico del eh, 1006 anzi del 1585 1595 a 1250 euro una chiamata sola numero 15 quando possibile vi presentiamo sempre i differenti doggi. c'è cioè chi colleziona questo eh, specifico momento storico e mi fa immenso piacere abbiamo poi dato qua veramente bisognerebbe Spero eh, che ci sia, l'avete vista incarellata e l'abbiamo presentate per pochi minuti in apertura di trasmissione, ma vi abbiamo proposto a tutte le persone che stanno inseguendo o seguendo i marenghi e non solo, quelli un po' che sono i marenghi degli imperi o quelle monetazioni affine al marengo, magari addirittura un po' più grande come i 10 rubli d'oro, di quattro grandi imperi, non solo Regnami o Gran Bretagna. Russia con Nicola II, Gran Bretagna con Re Giorgio 1820-1830, la sovrana d'oro, i 10 gulden di Guglielmina, sempre in oro, Olanda e il Kaiser, Germania, eh? quindi Germania, Olanda, Russia e Gran Bretagna, i 4.000 euro tondi della proposta. Ci portano, vi offrono per una chiamata sola per tutte e quattro le monete una richiesta di 3650 euro. Allora signori, attenzione, monete collezionate in tutta Europa e non solo, vorrei dire in tutto il mondo, ma e senza esagerazione, però è una frase talmente eclatante in tutto il mondo, ma è la realtà. E la realtà, signori, non esiste a circa 900 euro, poco più, 912,5, eh, eh, l'una non esiste, sotto i 1000 euro, sotto i 950, a 912 euro circa l'una non esiste. Infatti se le chiedete singolarmente andremo a definire prezzi diversi e ovvio eh, ci sarà una possibilità eh, differente. La sovrana di Giorgio IV ha una richiesta eh, adeguata di 1500 euro, i 10 rubli sono 9,50, ma nel totale risparmiare 350 euro, signori. 350 euro su questa proposta è tantissimo eh, nelle, negli ordini numerici della Bolaffi, è tantissimo veramente una, un saluto un invito a una scelta di questo tipo per il nostro pubblico dedicata al nostro pubblico allora sono andato oltre di 5 minuti rispetto alla mia eh, non promessa ma il mio impegno rimedio subito perché torniamo a vedere, sono qua schierate, le monete greche, quelle delle zecche, quelle arcaiche. E eh? Quindi, lasciando un attimo la parte validissima del tetradramma di Dioniso, abbiamo, e le conferme, abbiamo ancora da darvi delle importanti e splendide monete greche. E approfittino adesso la scelta. La Calabria con Callonia, il tetradramma di Apollo con Lentini, eh, abbiamo poi Segesta ancora la Sicilia abbiamo eh, il eh, due conferme sono già venute abbiamo la Drac Madiera eh, la Drac Madiera. quindi eh, vediamo un po' quello che può essere il momento giusto di scelta signori rivediamole dammi lo statere di Caolonia ti prego la numero 1 del 480-388 a.C. a, a 3500 euro Qui vediamo il rovescio, ma andiamo a vedere il dritto che è ehm, l'immagine di Apollo con il cervo, con il daemon eh, nella mano estesa a sinistra, che è il, il tramite fra gli dei e l'uomo, non fra Apollo e gli dèi, ma fra Apollo e l'umanità, una piccola figura posata sull'avambraccio a sinistra, del, eh, a destra ma a destra. Sulla mano, eh, sulla, sul braccio esteso di Apollo, caule iniziali di Caulonia, siamo eh, verso Reggio, verso Reggio Calabria, signori. Proposta numero uno. Ce le andiamo a guardare tutte, ma mi fa immenso piacere. Alla finestra, magna Grecia, certo, magna Grecia, certamente. Certo Cristina. Una sola chiamata per ciascuna scelta, 3.500 euro. Passiamo al tetradramma di Apollo, la proposta numero 2, 30% di qualità a 4.485 euro. E allora ecco l'Apollo, 30% di qualità, 4485 euro 466, 422 avanti Cristo. Leontini, l'attuale Lentini, Siracusa, Catania, eh, ci troviamo in una, in una zona, in un luogo importante, molto importante storicamente. La piana è quella di Catania. Conflitto tra Roma e Cartagine la vede coinvolta, la vede le ontinoi, tra Siracusa e Catania, adesso è un po' piccola la cartina ma... E poi la stupenda, quello stupendo di dramma di Segesta, ma quando uno poi insiste troppo, però, quel di dramma di Segesta, 461-415 a.C. a, a. 3.500 euro, la numero 3, due dracme vuol dire di dramma, in argento 25% di qualità importantissima. Infatti un 25 a 3.500 euro con la ninfa se gesta sul rovescio della moneta, darà il nome alla zecca e alla città, rivolta a destra i capelli raccolti dietro la nuca e posta all'interno di un cerchio, bellissimo, ecco il tempio, e sul dritto il cane. La caccia che in realtà è il simbolo del fiume Crimiso punta l'attenzione a sinistra, vedete in Crimiso stiamo parlando del, della parte opposta dell'isola, stiamo parlando della eh, provincia di Trapani eh, rispetto a Catania, Catania e Siracusa sono agli antipodi, si potrebbe dire meglio, sono eh, agli estremi. Patina perfetta, bel rilievo ancora, 25% che vi permette di scegliere 3.500 euro questa importante realtà. E andiamo a vedere la dracma di Era. Eccola, 6.900 euro, 215-205 avanti Cristo, sempre Bruzium, attuale Calabria, Locri o Crotone la zecca, con era, la testa coronata, coronata e velata. Lo scettro appoggiato dietro la nuca, sulla spalla sinistra, al di sotto una mosca, e sul rovescio, rovescio Poseidone con un piede appoggiato su un capitello, la mano sinistra su uno scettro verticale, un'aquila nell'atto di spiccare il volo. Poseidone, che generalmente l'aquila è assimilabile a Zeus, ma eh, erano fratelli. Eh, nella spiegazione del volo a destra è parallelamente la scelto il nome della regione in caratteri greci, 6.900 euro. Quale signori, qual è che ha tirato la vostra attenzione? Qual è che ha formato e portato la vostra scelta proprio nella direzione di richiedere, senza impegno? Eh, chiaramente almeno sto dicendo ah, come richiedete e poi non confermate, però voglio esservi veramente vicino a suggerirvi la scelta. Io, se dovessi. Allora, eh, Leontini ci mancherebbe, ma ci sono quelle due monete a 3500 euro, eh, quel, quello statere di Caulonia e quel di dramma di Segesta. Tra l'altro, di dramma e statere hanno la stessa, eh, la stessa funzione a livello di peso, possono essere chiamati indifferentemente in un modo come nell'altro. Che chiedono, non chiedono vendetta, chiedono veramente di essere scelte e apprezzate, di essere giustamente valutate. Subito lo facciamo vedere subito. Allora, il Papa Francesco, il numero 19, a 6.000 euro, il 100 euro richiesta al volo, 100 euro di San Marco del 2014, 100 euro di San Marco. A 6.000 euro lo vediamo in, eh, col suo cofanetto originale, così faremo vedere anche i... Eh, li abbiamo già vero i tre papi, sì, li abbiamo, i suoi tre papi, i tre anni. Stiamo un attimo su questo in precedenza, grazie, grazie. Giustissima scelta. Eccolo, è il battesimo per Papa Francesco, allora signori se mancate di un anno, il 2014, il 2015, il 2016, potete tranquillamente sceglierlo, eh, la richiesta è di 550 euro per il 2014 Papa Francesco, 100% di qualità, eh, fondo specchio. 10 euro di valore nominale ma non è mai costato 10 euro ovviamente il 2015 550 580 2016 con una chiamata che riguardi tutte e tre e attenzione se dobbiamo aggiornare i prezzi dobbiamo aggiornarli verso l'alto non certo verso il basso ma una proposta che riguardi tutte e tre le prime ed uniche eh, poi ci saranno successivamente, anno dopo anno. Ma dal 2014, 2015, 2016, 10 euro di Papa Francesco in oro 917 millesimi, autentici originali, zecca di Roma per la città del Vaticano. Tiriamo una bella linea sui 1680 di richiesta, che è data dalla somma dei tre, delle tre monete, a 1590 euro, signori. 1590, potete scegliere singolarmente. Non lasciano l'importante monetazione di Papa Francesco, signori. Non lasciano in visione, perché è la vostra chiamata è sempre una conferma in visione. Guarda che bellezza. Guardate che importanza, lo sconto che vi stiamo facendo su tutte e tre, signori. Lo sconto che vi stiamo facendo su la tutte e tre. Ah, allora, sì. Andiamo a vedere un attimo la dracma. Ah, perfetto. Stiamo, stiamo un attimo sulle monete del Papa. Stiamo un attimo sulla. Eccole qua. 1590 euro per le tre monete del Papa, di Papa Francesco. Del Papa, sì ma attenzione, non è un termine così generico, sono i tre anni di coniazione del eh, 10 euro e 10 euro d'oro è il battesimo. Primo anno 2014, secondo anno chiaramente 2015-2016 ultimo anno dove Papa Francesco venne rappresentato sulle monete d'oro, poi come gesto di umiltà e per sua stessa decisione non sarà non verrà più rappresentato negli anni successivi 2017 compreso. Quindi ci sarà un prima e dopo la sua immagine. Vediamo anche il rovescio, ritorniamo a vedere ecco, stiamo giocando i tre certificati in fondo sono quelli dello Stato Città del Vaticano. Ci sono anche i nostri certificati che accompagnano queste tre monete, tirature contenutissime, signori. Eh? Ma li paghino? Guarda, mi piacerebbe tutti e tre, ma li vorrei pagare nel tempo. Eh? Va bene, nel tempo, tutti e tre. È possibile, certamente è possibile. Allora cerchiamo di identificarla, scusate ma c'è, eh, rivediamo un attimo il 100 ti prego, eh, che è la moneta che è del Papa Francesco ma quella proposta a 6.000 euro, eh, 999 esemplari, è appunto la eh, moneta d'oro, 917 millesimi il titolo dell'oro, 999 esemplari, la capsula che... Un po di, porta un po' di rifrazione di luce, quindi eh, può sembrare leggermente alterata la moneta, vedete a sinistra il leone, no, è soltanto una rifrazione della capsula eh, che protegge questa moneta sotto le forti luci, luci del nostro studio. Questi sono i tagli tra i più elevati, 100-200 euro per Papa Francesco, la bella effigie di San Marco del 2014. Fior di Conio, 100% di qualità, devo dire che sono i collezionisti che si identificano con le monete della Repubblica, con le monete eh, di Papa Francesco, cercando, o dei papi, cercando però il Fior di Conio, quindi bisogna chiaramente rivolgersi mediamente a una eh, cronologia, a una storia più recente, eh, perché altre monete hanno circolato... Altre monete hanno, ovviamente, eh, sono uscite dal loro guscio protettivo. Attenzione, noi le capsule non le chiudiamo, non le sigilliamo. Una moneta può essere valutata come tale indipendentemente dall'apertura o dalla chiusura della capsula, perché il peso della moneta, la valutazione stessa, va fatta al di fuori di qualsiasi elemento che può essere perturbante. Vogliamo pensarla male? Sono delle eccezioni, ma esistono. Far pesare di più la capsula non ci vuol nulla e come tale eh, questo va a non permettere, se sigillata, di poter esattamente controllare il peso della moneta. Dici, beh, ma in buona fede certamente, ma bisogna guardare al meglio e pensare al peggio. Eh, o pensare al meglio o guardare al peggio, dipende come volete, ma questo è un significato importante. Allora, ancora monetazione ehm, greca, sì assolutamente, infatti, monetazione greca, no scusate, monetazione del, del, di Roma, ma c'è quella, quella Antonia sulla quale vorrei, non dico congelarmi perché se giunge richiesta abbiamo ancora sei minuti e quindi benvenga, sono pronto a, a, a virare subito sulla vostra indicazione, ma qui state vedendo la grande moneta dell'impero romano. Antonia Augusta, la sacerdotezza eh, per eccellenza, eh, la, come si vuol dire, come il nostro presidente, e comunque ideale eh, capo di, eh, comandante di capo delle forze armate, no? alla fine la delega sta a lui, al di là dei suoi generali. Così Antonia lo era con le vestali, col tempio di Augusto, o meglio con quello che erano eh, le. Eh, l'idea stessa di un augusto ormai divinizzato, eh, divinizzato, bellissima, ne ricordo il prezzo, 22.600 euro signori, 22.600 euro. Con questo invidiabile e splendido rovescio... con questa unica chiamata che significa voglio parlarne con voi, voglio vederla, voglio poterla apprezzare, che va perfettamente a indicarci questo specifico passo beh, sulla scelta eh, delle grandi monete. Rivediamo al volo anche gli altri due aurei che sono il vespasiano numero 10 con un 30% di qualità qui si scende di altri 10.000 euro perché sono 12.215. Ne vediamo ovviamente il dritto rovescio. E esattamente allo stesso prezzo. è la proposta numero 11, 30% di qualità, 12.215 per l'Aureo di Domiziano. Gustiamocene un attimo, ecco, eccolo L'elmo è eh, appoggiato su un trono, il trono non è che aveva lo schienale o aveva le, le caratteristiche, lo stesso in Antica Grecia, eh, eh, non aveva schienale o quello che immaginiamo come non so, Carlo Magno, i, gli imperatori che giungeranno dopo, i regnanti del 6, del 7, dell'800, assolutamente, eh, è uno sgabello, potremmo definirlo come tale ma era quello il significato, in un mondo certamente avaro di immobilia, eh, come potremmo... Il letto, Ulisse, come Massimo Dono, eh, preparerà un letto quando torna per la sua consorte, quindi viene raccontato proprio nel, nell'Odissea, ci saranno comunque nella tradizione, sarà un gesto incredibile, eh. quindi... Immaginiamo il trono anche in Roma, al di là di quello che Hollywood ci ha portato, con delle più semplici fattezze, specialmente in questi anni, specialmente in certo periodo storico. Signori, grazie. Siamo qua ancora per qualche minuto, quindi potete ancora, last minute, come si dire, chiamarci. Chiederci un'ultima eh, visione, no, perché sulla sigla non è più possibile, ma visione invece a casa vostra, portandovi la scelta di quelle importanti monete sicuramente. Quindi in questo senso approfittate ancora, anche attraverso un messaggio eventualmente. Eh, se no domani, domani ci sarà, sarete in mia compagnia, parleremo di filatelia, la numismatica tornerà ehm, venerdì sera. E ricordiamo, ecco è giusto, no? un messaggio così che è il nostro Monete, ricordiamo, che mi ha letto nel pensiero, sta arrivando eh, appunto eh, monete. Eh, e ne parleremo presto. Mm, penso di dirvi cosa certa la prossima settimana, cioè per la prossima settimana. Saluti, grazie ad Alberto, grazie a Enrico e Regia, grazie a Cristina, grazie a Lorenzo che ci ha pregiato della sua presenza, fatto un saluto, mi fa molto, anzi una presenza legata anche alla bellezza delle monete greche. Eh, grazie a voi signori ci vediamo domani sera con la fila delle ore 21 o numismatica 21 di venerdì. Eh, arrivederci a San buonanotte e buonanotte alla Bolaffi.